Buonasera, allora è il giorno, lo sapete, l'avete sentito a più riprese dal telegiornale, ancora da in onda della assoluzione al processo d'appello Ruby per Silvio Berlusconi. Sono tanti gli ospiti che parteciperanno a questa puntata di Bersaglio Mobile. Comincio a salutare, perché sapete benissimo, probabilmente se seguite la televisione, che da molto tempo, non per caso, non è su questi schermi. Saluto collegato con noi Giuliano Ferrara, che... No, ma portatela giù. Eccolo lì, non è collegato sicuramente, non già torno. Inizia con... Nel modo migliore, Ferrara non ci sente probabilmente, no, è evidente che non ci sente. Allora, no, saluto Corrado Formigli. Mi sento benissimo. Ora noi ti sentiamo, Giuliano Ferrara. Buonasera Giuliano. Ah, bene, perfetto. Siamo in onda, così... Ma chi stava facendo? Le boccacce, ecco, no? Non stiamo, ecco, tranquillo, non c'è nessun problema. Allora, Giuliano Ferrara, subito dopo la sentenza, ha fatto un tweet dei suoi, dicendo praticamente siamo contenti noi che siamo un po' tutti a nostro modo prostitute, e semmai quelli che si devono dolere sono coloro che sono un po' magnaccia, un po' prosteneti, Macron, come ha detto alla francese. Giuliano Ferrara, è proprio così? Beh, vabbè, adesso quella era una polemica sboccata, perché d'altra parte a un porno processo non si può che opporre un commento porno processuale. Però ho detto questo, le cose sono talmente chiare che io ho molta fiducia in Enrico Mentana, come è noto, e credo che Bersaglio Mobile sarà anche molto divertente stasera, ma non so come si farà a tirare avanti, perché le cose sono così chiare, così precise, così evidenti, così irrefutabili. Insomma, una procura che oggi mi pare un po' in difficoltà anche per gli scontri interni, per le disistime reciproche, eccetera, e che si è specializzata da 20 anni nell'accanimento giudiziario contro Berlusconi e che era riuscita a ottenere da una sezione feriale della Cassazione il 1 agosto, con un finale di processo a tappe forzate, la condanna del principale contribuente italiano per frode fiscale, cosa di cui naturalmente nella tragedia tutti abbiamo riso, e beh, questa stessa procura, tra l'altro con una magistrata che tutti ritengono stimabile, si è imbarcata, la Boccassini voglio dire, si è imbarcata in una inquisizione da anni 50, il comune senso del pudore, invadendo la vita privata dell'ex premier, quella dei suoi amici e delle sue amiche, e mettendo in discussione il fatto che a lui non piaccia giocare a canasta con delle signore anziane, perché ha altri gusti personali e si diverte in un altro modo. Questa cosa è stata trasformata in reato. Ora, gli italiani hanno tutto il diritto di giudicare come vogliono i comportamenti di Berlusconi, gli italiani hanno tutto il diritto di non votarlo, di censurarlo psicologicamente o moralmente o quello che vogliono, ma i magistrati e i giudici si occupano di reati penali. E lì non c'era l'ombra del reato penale. Telefonare al dottor Ostuni della Questura di Milano, il quale con molta gentilezza riceve questa telefonata e diciamo asseconda il desiderio di Berlusconi di non mandare in una comunità la signora Karima El Marug, all'epoca dei fatti minorenne, sebbene di apparenza molto adulta, telefonare al dottor Ostuni, chiedergli questa gentilezza con un atto di ingenuità e di semplice candore, non è una concussione né per induzione né quegli altri capi di reato lì che si sono inventati. Ferrara. È semplicemente una cosa che gli italiani poi avrebbero potuto giudicare, e l'idea che Berlusconi fosse il capo di un racket di prostituzione, insomma, anche quelli che hanno trasformato Berlusconi in un arcinemico e che lo odiano in modo parossistico, anche loro sanno benissimo che è una cretinata, che era una mascalzonata. Tu sai che quello che hai detto è una carognata per distruggerlo. Ha una, come dire, una lettura doppia. Se questa sentenza fa giustizia
dal tuo punto di vista e anche dal punto di vista della giustizia, visto che è una sentenza della Corte d'Appello. Non ho detto questo, Enrico, eh? No, dico, non ho detto che la sentenza fa giustizia. Giustizia non è fatta, perché una sentenza, diciamo, che riabilita un imputato a conclusione di un processo non è la giustizia che trionfa. La giustizia trionfa quando non si fanno processi così grotteschi, quando un paese non viene inchiodato nelle sue massime autorità civili e politiche, l'ultimo presidente del Consiglio eletto. Quindi no, io non ho detto volevo che arrivare a dire è buona. Che poi ho detto anche che la sentenza è ovvia. C'è un altro processo che è arrivato in giudicato, quindi da quel punto di vista, seguendo ovviamente la giustizia italiana attraverso i suoi pronunciamenti, evidentemente c'è una doppia lettura. Là, per quell'altro processo, che anche quello tu giudichi comunque in maniera molto critica, si è arrivati a una condanna definitiva. Qui si arriva a una assoluzione che verosimilmente non avrà scossoni in ultima istanza, se si arriverà a un giudizio della Cassazione. C'è infatti il Berlusconi da un punto di vista imprenditoriale e politico, condannato sul versante Mediaset e frode fiscale, ma del tutto riabilitato dal punto di vista dei suoi comportamenti privati, che sono obiettivamente, Corrado Formigli, quelli che sono pesati di più sull'immagine di Berlusconi a livello internazionale e anche forse italiano. Il punto è questo, che troppo spesso in Italia si sovrappone la verità giudiziaria a una verità storica, no? La verità giudiziaria ce l'abbiamo davanti agli occhi. Berlusconi è stato dichiarato innocente per questi due reati. Perché? Perché la concussione non è stata provata, perché evidentemente non c'è stata costrizione da parte della questura di Milano, del dirigente, da parte di Berlusconi. E perché non si è provato né l'atto sessuale, né il fatto che Berlusconi sapesse che Rubi era minorenne. Quindi, da questo punto di vista, nessuna questione. Ricordiamo però che questo processo e questa sentenza di primo grado era quella che faceva storcere la bocca di più anche a coloro che sono i grandi accusatori di Berlusconi. Ricordo poco tempo fa, cito due casi, Marco Lillo sul Fatto Quotidiano, che sicuramente non è un quotidiano, diciamo, favorevole a Berlusconi, che criticava la sentenza di primo grado dicendo che era una sentenza che si basava sulla concussione per costrizione del dirigente Ostuni della procura di Milano, della questura di Milano, che non era obiettivamente probabile perché non c'era stata evidentemente costrizione, diciamo, da parte di Berlusconi. C'erano soltanto le intercettazioni che non provavano, diciamo, non c'era l'habeas corpus per quanto riguarda la questione di Rubi, l'induzione alla prostituzione minorile. Questa è la verità giudiziaria, Enrico. Dopodiché io già sento che verità giudiziaria è uguale a verità storica. Quindi Berlusconi innocente, Berlusconi grande statista, Berlusconi vittima di un complotto che lo ha disarcionato dal suo ruolo di potere di premier. In realtà rimane il fatto, non contestato da queste sentenze, che c'era un intero sistema che si era messo al servizio di Berlusconi, dalla questura di Milano al servizio delle scorte, all'aula parlamentare che aveva votato perché Rubi era la nipote di Mubarak, che ci racconta un premier che, in nome dei propri vizi, delle proprie abitudini private quanto vuoi, ma da premier, aveva messo a repentaglio la credibilità internazionale del suo governo e del nostro paese. Ecco, teniamo separati questi due ambiti. Secondo me è importante tenere aperte questi due file. Sappiamo però che sono entrambi divisivi, perché ci sarà chi dirà che comunque il giudizio della Corte d'Appello di Milano non cancella la visuale che si è aperta sul mondo privato di Berlusconi, e chi dirà che in realtà proprio su questo, sarà peccato ma non è reato, si è rovinata la carriera dell'ex premier. Chi ricorderà che non è questa la sentenza, non è questo il processo che lo ha tolto di scena, è quell'altro, e chi ricorderà però anche che fu la pressione di tutto questo a portare Berlusconi alla berlina e con lui l'Italia sulla scena internazionale, il popolo del bunga bunga, eccetera eccetera. Insieme ci saranno evidentemente giudizi politici e giudizi di carattere processuale e giudiziario,
e giudizi etici. E con questi ci misureremo e con i nostri ospiti. Abbiamo già visto Giuliano Ferrara e Corrado Formigli. Saluto qui Marco Ferrante. Buonasera. Collegati da Milano, saluto, vedo Nicola Porro, che è vice direttore come sappiamo, del giornale, ma c'è anche Lorella Zanardo, studiosa, pubblicista, che conosciamo molto bene anche per quel saggio, Il corpo delle donne, che ha portato il problema, che poi è diventato un terreno di scontro, anche questo, sia sul versante politico, sia su quello televisivo, se così possiamo dire, e sia su quello anche che ha riguardato le vicende di Berlusconi. Zanardo, è una sconfessione anche delle tante cose che si sono dette, dei tanti pronunciamenti non processuali ma etici e politici su Berlusconi, dal suo punto di vista? Ma visto che solo tra 3 mesi sapremo le motivazioni, aspettiamo tra 3 mesi a vedere come mai è arrivata questa sentenza. Nel frattempo quello su cui c'è da ragionare e continuiamo a ragionare è che con il bunga bunga e tutto quello che ne è conseguito era stato scoperchiato un sistema valoriale di cui i media sono altamente responsabili. Io di quello mi occupo, mi sono occupata, e in questi ultimi anni l'enorme interesse che c'è stato tra il pubblico, giovane e meno giovane, su questi temi ha fatto capire che cosa? Che quel sistema di valori è stato un sistema di valori portato avanti dalle televisioni, che nulla a che fare con il moralismo ma con l'identificare la donna come merce. Di questo le televisioni diciamo dell'ex premier sono state fortemente, diciamo, propagatrici, ma una delle cose che io ho sempre detto è che anche il sistema televisivo pubblico è stato portatore di un sistema valoriale che vedeva le donne come merce di scambio, come oggetto, esattamente allo stesso modo di quello che facevano le televisioni private. Quindi questo è accaduto negli ultimi anni. Su questo è mancata ancora una riflessione seria, in particolare da parte dei media. Mentre la riflessione sul territorio è in corso, io ricordo che quando è uscito il nostro documentario Il corpo delle donne, che è stato visto da 8 milioni di persone, che ha avuto un eco formidabile in tutto il mondo, è mancato però da parte dei media un approfondimento di che cosa ha voluto dire negli ultimi 30 anni avere trattato il corpo delle donne come oggetto di scambio. Però proprio per questo chiedo proprio a lei, è utile dal suo punto di vista, e anche sentite ancora una volta riaffermate le sue posizioni, che, come dire, il giudizio etico si scolli e si separi forse in via definitiva su questa vicenda da quello giudiziario? Ovvero il peccato e il reato, lo stile di vita rispetto al casellario giudiziario? Ma non so se noi possiamo dirlo, no? Se noi possiamo dirlo qui, perché in questo momento ci troviamo, io credo, anche molti in difficoltà. Leggevamo anche la stampa in queste ultime ore, perché della magistratura noi abbiamo assolutamente fiducia e questa è stata la decisione. Certo è, viene detto che il reato di prostituzione eventualmente non costituisce reato perché non era nota l'età della giovine. È vero? Non è vero? Probabilmente qualcuno sapeva, altri no. Però che cosa Mentana fa rilevare questo? Non è molto diverso, o comunque questo è nella scia o ha dato inizio a quello che è accaduto pochi mesi fa con le ragazzine, bambine quasi, che si prostituivano ai Parioli. Cioè, è come se fosse passato negli ultimi 30 anni l'idea che la merce del corpo delle donne come scambio, anche giovanissime, è qualcosa di accettato, per cui questa sentenza ci lascia perplessi, ma ripeto, aspettiamo le motivazioni, ma questo è il momento di andare a chiarire che cosa è per noi oggi in questo paese etico e che cosa non è, no? Perché una cosa voglio dire, quando c'è stato il caso non solo di Ruby Rubacuori, ma il caso del Bunga Bunga, bisogna essere onesti. Qualsiasi persona avrà avuto l'esperienza di andare al bar al mattino e di sentire una gran parte di adulti maschi italiani che dicevano: ammazza, o fossi io il premier, com'è fortunato. Le abbiamo sentito tutti. Quindi qui c'è da fare una riflessione
generale sul paese, su queste tematiche. Ricordo anche che siamo al 71esimo posto del gender gap, che è il tasso che rileva la differenza di considerazione tra i generi a livello mondiale, e che su questi temi siamo molto arretrati rispetto agli altri paesi. Ottima occasione per riflettere su questo. Certo, Marco Ferrante, però viene fatto di pensare che quella che noi consideriamo magari con un eccesso di flagellazione autocritica, un'anomalia italiana, intanto viene un pochino sfrondata obiettivamente dalla sentenza di oggi. Ma poi abbiamo presente quello che è successo a livello internazionale con Dominique Strauss-Kahn, no? Il direttore generale del Fondo Monetario Internazionale, gettato via, cacciato con grande fragore e ignominia sempre per accuse sessuali, che poi ha rivendicato poi la liceità dei suoi comportamenti, ma anche la separazione tra quello che era il suo ruolo sociale, il suo ruolo elettivo e le sue vicende, i suoi gusti privati. Non è che stiamo pensando a una battaglia, ripeto, di retroguardia. Sappiamo benissimo che stiamo parlando di Berlusconi e non di un cittadino qualunque. Sappiamo benissimo che Berlusconi è accusato ed è stato condannato anche per altre cose. Ma qui forse non è slittata all'informazione italiana un po' la frizione, e non solo all'informazione italiana, la frizione sui temi. Molto spesso, anche trattando l'inchiesta e poi il processo, e anche il processo d'appello, faceva premio, come si dice, la fotografia della bella ragazza su quella del procuratore generale o degli avvocati del ex premier? Che sia slittata la frizione al sistema dell'informazione italiano, sì, questo mi sembra che sia accaduto. Succede in Italia da 20 anni. L'origine di quella frizione che slitta è, lo sappiamo, sono le inchieste di Tangentopoli e quello che succede in quella fase, no? La nascita del cosiddetto circuito mediatico giudiziario. Nella vicenda Berlusconi abbiamo particolarmente esagerato, perché Berlusconi è un uomo che non fa peraltro assolutamente nulla per non contribuire a raccontare se stesso, ed era inevitabile forse che un pezzo di quella che la materia di cui si discuteva, il protagonista, dovessero attirare in qualche modo l'entusiasmo dei media più di quanto avremmo fatto con qualcun altro. Però su una cosa non sono d'accordo con la Zanardo, cioè noi possiamo dire che Berlusconi rappresenti una, come possiamo dire, un pezzo di, è un, c'è in Berlusconi un elemento di medietà italiana, no? Berlusconi ha rappresentato gli italiani, è piaciuto molto agli italiani per tanto tempo, probabilmente perché un pezzo ha saputo interpretare un pezzo del paese, naturalmente. Anche in quello, diciamo, anche in quello per cui... Io questo non lo so, ma dire che il caso Rubbi ha generato una specie di accettazione sociale della prostituzione minorile fino ai fatti Pariolini, questo francamente mi sembra un po' un'esagerazione. Scusami, una cosa, mettiamoci d'accordo, siamo garantisti e per un garantista questa sentenza è molto importante, però adesso non facciamo delle ipocrisie. Non dovevamo raccontare il fatto che l'allora Presidente del Consiglio faceva delle feste con delle prostitute a casa sua? Non dovevamo dovevamo considerare ininfluente il fatto che comunque un premier telefonava a un alto dirigente della questura per un interesse personale? Non è un reato, si è detto che non è un reato da parte della Corte d'Appello, ma in paesi molto più civili del nostro, in paesi molto ammirati da Giuliano Ferrara, intromissioni di questo genere o comportamenti di questo genere non penalmente rilevanti lo sono da un punto di vista del giudizio politico, e noi un giudizio politico sul nostro ex Presidente del Consiglio ce lo siamo formati su questi comportamenti e abbiamo votato di conseguenza. Non mi interessa la questione penale, l'abbiamo detto per anni che la questione processuale andava separata dalla questione dell'opportunità politica di certi comportamenti. Adesso non torniamo indietro su questo, secondo me. Noi teniamo assolutamente separati i piani, peraltro ci pensa la magistratura, i legali, i difensori a tenerli separati. Però noi oggi stiamo parlando di questo perché la magistratura, il giudicante in secondo grado, ha mandato assolto un personaggio
che su questa vicenda, sostanza e schiuma attorno, si era preso 7 anni in primo grado. Allora, contemporaneamente Berlusconi è stato un sardapanalesco personaggio, no? Di vicende da 1001 notti, sanzionate anche per una serie di soprusi e di utilizzo di giovani che non si potevano portare a casa e a letto perché minori e professionisti del sesso. Si è passati al contrario, al fatto che non c'era il reato, oppure il fatto non sussisteva. Cioè sono due storie diverse. Abbiamo messo insieme tanti livelli, però qui li dobbiamo saper separare. Siamo tutti d'accordo che se parliamo del Berlusconi politico ci saranno tanti giudizi. Sul Berlusconi eticamente inteso... No, Mentana, scusa. Prego, prego. Se vuoi... siamo il Papa, tutti mi si può interrompere. Siamo tutti d'accordo, è una frase... Sì, no, ma dico, siamo tutti d'accordo, è una frase che non avrei voluto tu pronunciassi, e anche all'informazione è slittata la frizione, è un'altra frase eufemistica che sì, non certo, fa onore alla tua spontaneità e alla tua professionalità. Ecco, appunto, molto eufemistica. No, dico, no, ma di che stiamo parlando? Formigli, ma Formigli si scusi per quelle trasmissioni, no, quell'immondezzaio che ha fatto in televisione. No, non mi scuso proprio per niente, il corpo delle donne, proprio. 8 milioni di baionette che guardano i documentari della Zanardo. Io non so cosa fa la Zanardo a letto o a cena la sera e non me ne fotte niente. La Zanardo non è premier. Ha fatto la voyeur, capito? Altro che gender gap. La Zanardo può essere quello che volete, ma è un'espressione di una società civile in base. Volete, ma è una nostra ospite, Giuliano, come te. Impazzita di una informazione. Parliamone tranquillamente. Si può dire, a condizione di parlare. Ma a condizione di parlare secondo logica. Se voi volete rifare il processo alle cene di Berlusconi, nessuno. Dopo che è stato assolto, non ci sto. Nessuno. È chiaro? No, nessuno. Come nessuno. Nessuno? È stato fatto questo. Quando? È stato fatto questo. La signora Zanardo ha detto che c'è stato il mercimonio. Non c'è stato il mercimonio. Ci sono state delle cene private in casa di un uomo che è stato sputtanato con violenza, con brutalità, condannato a 7 anni di galera da una giustizia imbizzarrita, folle, borbonica. Ma se non è vero questo, che cosa è vero? Di che parliamo in televisione? La televisione è fatta per confondere le idee agli italiani, per rimbecillirli, per rincoglionirli. Sei stato un protagonista della televisione, non ma so se hai praticato dai. Questo ruolo della televisione, dai, però stiamo tranquilli, Giuliano. Enrico, no, fammi il piacere. Bagniamo la tua rentrée con altri liquidi, io per favore. Io non discuto con Formigli e la Zanardo. Ma tu non ti mando a quel paese. No, vabbè. Insomma, però ricambio volentieri. Abbiamo un'idea di paese di ricambio volentieri. Hanno dato di puttana a decine di amiche di Berlusconi che andavano a cena da lui, facevano la lap dance, c'è stato un palpeggiamento, c'è stato un atteggiamento scurrile o hanno visto i filmini su Putin. Non lo so. So che hanno dato di puttana delle ragazze, le hanno messe in condizione di non poter più lavorare, di dover essere mantenute a vita da quell'uomo importante col quale si volevano divertire. Non sono beghine, le beghine sono delle sante, sono dei miserabili piccolo borghesi, delle persone orrende. Giuliano. Dei reazionari che credono nel comune senso del pudore, che hanno parlato di furbizia orientale nel processo. No, Enrico, scusami, ma certe cose le devo dire. E che siamo tutti qui a rifare il processo? Non stiamo rifacendo nessun processo. Ma siamo pazzi, qui l'unica condannata è Ilda Boccassini. E come no? Processo in forma televisiva a Berlusconi e alle ma sue cene questo eleganti. Non a questo punto permettetemi di dire cene eleganti. Ma dice eleganti. Io sono però Giuliano, ma chiedete scusa. Giuliano Ferrara adesso per favore ha detto la sua, tocca chiamata in causa a Lorella Zanardo. Per favore, uno per volta, però gentilmente. Adesso Giuliano, abbiamo sentito il tuo veemente intervento. Ascoltiamo com'è doveroso Lorella Zanardo. Mi scuso con
con Nicola Porro, che è l'unico che non ha ancora parlato, sta arrivando anche Marco Travaglio. La parola alla Zanardo. Allora, io devo dire che sono perplessa, ma sorridevo, perché una delle cose tristissime dell'informazione in Italia, siamo al 60º, 70º posto nel ranking della libertà di informazione, è lo spettacolo che ha dato adesso Ferrara. Per il fatto che io sono donna e ho espresso la mia opinione, vengo messa in un contenitore di donne che agli occhi del giornalista Ferrara sono tutte stronze allo stesso modo. Che qualcuno trovi il mio articolo, che prima di tutto che Ferrara, prima di venire in una trasmissione dove ci sono anch'io, faccia quello che faccio io, che sono una persona seria e professionista, e legga quello che ho scritto, perché è profondamente disinformato e non è professionale. Allora, io non ho mai, e se qualcuno trova un documento dove c'è scritto il contrario, me lo faccia vedere, se no lo denuncio. Non ho mai, e su questo ci tengo moltissimo perché è la base del mio serissimo lavoro, dato della puttana a nessuna donna del mondo. Di questa cosa Ferrara renderà conto, fornirà pubblicamente domani alle informazioni documenti che lo dicono. Purtroppo Ferrara fa il grande errore che si fa in Italia. Non avendo l'Italia in considerazione le donne sopra i 18 anni, a meno che portino la quinta, mette me in un bacino di donne rompicoglioni. Allora, io non ho mai detto della puttana a nessuno. Dirò anche una cosa. Sono stata criticatissima dalla sinistra radical chic, di cui non faccio parte, perché durante le polemiche di se non ora quando, e le varie polemiche che ci sono state, io ho sempre detto, io dalla parte di veline, schedine e meteorine, presenterò domani a lei, Mentana, i documenti dove scrivo questo sul blog e sui giornali. Io faccio un lavoro per le donne. Leonardo, per io me, la conosco, scusate, prego. Per me le puttane, scusate, un ottimo lavoro, non ho mai dato dalla puttana a nessuna ragazza che è stata da Berlusconi, mai. La mia è una lotta contro un sistema. Le donne io le difendo, perché io dico prima donna, dopo appartenente a un partito, a una corrente. Seconda cosa, ci sono state più di una ragazza, purtroppo non faccio il nome per correttezza, che durante il fenomeno del Bunga Bunga mi ha chiamato, telefonato e contattato dicendo: Zanardo, ci difende lei perché non troviamo più lavoro, abbiamo bisogno di una donna adulta che noi sentiamo dalla nostra parte. Ecco, questa è una cosa che mi offende moltissimo, voglio fare chiarezza. Io non ho mai dato della puttana a nessuna ragazza o donna nella mia vita. C'è un punto, scusate, un punto, però insieme a dire che... Sì, però... Lo facciamo dire, no, Nicola, no, scusate, c'è scusami, Nicola... No, 30 scusate, secondi fare... soli, non facciamo dire alle sentenze cose che le sentenze non dicono. La sentenza dice che non c'è stata concussione e la sentenza dice che non è provata la conoscenza da parte di Berlusconi il fatto che fosse Ruby minorenne, no, cioè non c'è stata l'induzione alla prostituzione minorile. Non dice questo, vabbè, Corrado. Dice che non c'è stata prostituzione minorile. Non dice questo, non dice questo. Che non c'è stata questo, cioè tu ci stai dando una notizia alla prostituzione pazienza. Fammi sentire Nicola Porro. No, però fatemi dire una cosa molto pacata, però. Prego, Nicola. Cioè, siccome qui non si fa il processo a Berlusconi, perché mi sembra che è evidente, certo, quello che hanno detto i giudici, e non ce ne frega niente di farlo, però un processino ce lo possiamo fare senza tante ipocrisie, ci metto anche il sottoscritto. Ma il tema fondamentale è qui che se i giornalisti non avessero avuto le centinaia di intercettazioni della Procura, se i giornalisti non fossero caduti in quel trappolone di una sola parte che era l'accusa, oggi non avrebbero fatto neanche una pagina di giornale. Caro Corrado, io ho partecipato personalmente a delle uscite di Ruby nelle sue serate a Milano Marittima, in cui i giornalisti della televisione la aizzavano e lei stava zitta e non rispondeva, e gli dicevano sei una puttana, lo dicevano i nostri giornalisti perché volevano la reazione di Ruby. Di che stiamo parlando? Adesso togliamo un po' da parte la questione, e ci avrei molto da dire sul fatto che noi si dia un giudizio etico utilizzando gli strumenti della magistratura, perché, apro la parentesi e poi la chiudo, se la magistratura utilizzasse gli stessi strumenti di intercettazioni, di pedinamenti, di informazioni nella mia vita privata, Corrado, ci metto la mia, non la tua, probabilmente Nicola, farei una figuraccia, Nicola, anch'io. Sono d'accordo, sto però dicendo un'altra cosa, era noi giornalisti abbiamo... No, era presidente, no, non è accettabile, e nel momento in cui noi ne veniamo che nella vita privata di una persona diamo una valutazione su quei comportamenti in quanto presidente del Consiglio. Ragazzi, abbiamo tempo, no, ma poi con Corrado non voglio assolutamente discutere. È lì
che... Ma quello è, dal nostro punto di vista, e combatteremo sempre su questa idea, è esattamente il contrario. Se io, ti do un'immagine orribile, se io riprendo nella sua intimità il Presidente del Consiglio e su questa intimità ci faccio una campagna come è stata fatta e questa campagna la faccio rimbalzare in tutto il mondo come è successo, io pretendo che ci sia, proprio perché è un Presidente del Consiglio, uno scudo perché ciò non avvenga. Cioè, di fatto, oggi noi ci rendiamo conto che non aver difeso non Berlusconi, ma il Presidente del Consiglio italiano, ha creato un danno d'immagine mostruoso a questo Paese. Mostruoso. A me non me ne fotte nulla di Berlusconi in questo caso. Lo dico per Renzi, lo dico per Letta, lo dico per Prodi. Cioè, il tema è che noi, per una battaglia politica interna in cui i giornali c'entravano e come, abbiamo deciso di sputtanare l'Italia. Punto. Questa è la recriminazione che faccio, avendo visto oggi quello che hanno detto i magistrati in una sentenza. È incredibile quello che abbiamo fatto. Noi abbiamo preso questa materia grezza e non abbiamo fatto il mestiere che fanno i giornalisti. Mi sono andato a rivedere le intercettazioni. Corrado, vattele a vedere, le intercettazioni di Berlusconi con la Minetti. Il giorno dopo c'erano i sorrisini che facevano i giornali, le puttane che venivano, non da Lazzanardo, e gliene do atto, ma che venivano descritte come puttane da tutti i nostri giornali. Questo, allora io non però, mi arrabbio scusa, come scusa. Giuliano Ferrara, perché ecco. Ho un temperamento diverso, però oggi mi è venuta una rabbia dire ma che noi stiamo facendo fatto? Una trasmissione, ma no, Nicola, certo, Enrico, in cui parliamo anche di queste cose, ripercorreremo, perché ripeto, tutto è partito da, lo sappiamo, da una signorina minorenne che viene interrogata nella procura di Milano dal procuratore, sostituto procuratore Forno, e questa è minore e racconta delle storie per cui evidentemente bisognava aprire il fascicolo e l'inchiesta. Da lì in poi evidentemente sono partiti treni diversi, quello della giustizia ma anche quello, vogliamo chiamarlo, del voyeurismo mediatico, sicuramente c'è stato tutto questo. Ora però ci troviamo con i cocci rotti di una sentenza di secondo grado in cui c'è da discutere tutto, il piano politico, il piano etico, il piano mediatico, il piano giudiziario, il piano mediatico. Ma no, non c'è dubbio. Cerchiamo di farlo però senza dire io sono quello buono e voi siete quelli che non capite niente. Da nessuna parte. Perché qui si tratta di discuterne, cercando di discuterne dialetticamente, senza dare del fesso o peggio a nessuno degli altri interlocutori. Adesso c'è bisogno degli idranti, della pubblicità, dei caschi blu dell'ONU, della pubblicità, e sta per arrivare anche Marco Travaglio che è in Sicilia, si collega con noi, e stiamo per rivedere, a beneficio delle tesi opposte di Giuliano Ferrara, di Lorella Zanardo, di Nicola Porro, di Corrado Formigli e di Marco Ferrante, che a sua volta però in effetti è mediatore di questa situazione, stiamo per vedere, quando riprenderemo, anche una ricostruzione della tanta schiuma che è stata messa insieme alla sostanza delle tante ragazze, e non solo ragazze, che sono passate nel frullatore giudiziario ma anche mediatico ma anche politico. Intanto ci fermiamo. Allora, la forza di interposizione delle Nazioni Unite è riuscita a riportare un po' il sereno nei rapporti tra i nostri ospiti, per fortuna che non sono tutti in studio e anche le distanze hanno creato un po' più di tranquillità. Ripeto però, parliamo di un argomento che comunque ha diviso e acceso, parliamone però con la moderazione che si deve al rispetto per i telespettatori, soprattutto, che devono comprendere bene tutte le posizioni in campo. Ma insomma, però, poi la sostanza è che ci troviamo alla conclusione in secondo grado, che ribalta completamente la sentenza di primo grado, di una vicenda che è stata seguita come una gigantesca telenovela. Ormai non si dice più telenovela, però così ci capiamo, no? Come una serie... reality. Come un reality pieno di colpi di scena e con molti personaggi da copertina, soprattutto perché molte erano delle donne... da copertina, da fotografia, e non è un caso che poi sui giornali è sempre loro si vedevano, mica mai sostituti procuratori o legali, anche perché francamente
esteticamente meno rilevanti. Ma andiamo a seguire con Gui Chiappaventi, che per noi ha seguito tutta l'inchiesta, tutti questi aspetti. Sesso, soldi e potere. Una ragazza marocchina scappata di casa che vive nella subura di Letojani in Sicilia e il presidente a Villa San Martino. Una corte di ragazze cubane, romene, dominicane, inzeppate in un condominio d'Olgettina di fronte al San Raffaele. Il bunga bunga, che era una barzelletta, una gara di burlesque o un'orgia, secondo la visuale di Montecitorio di Arcore o di Corso di Porta Vittoria, quarto piano uffici della procura. Lele Mora, che nelle intercettazioni suggerisce la miss da infermiera, la preferita del momento. Nicole Minetti, che ha raccontato di essersi sinceramente innamorata di Berlusconi. Statuette di Priapo, mani sulle natiche di ragazzine appena maggiorenni, in attesa del concorso di Miss Italia. Il Ruby Gate non è solo un processo, una storia barbosa di diritti televisivi, società offshore, frodi fiscali, appropriazioni indebite, tangenti, corruzioni di giudici o di avvocati, è un'altra cosa. Boccaccio 2000, oppure lo svago innocente di un vecchio presidente. Cene, ripeto, assolutamente eleganti, in cui non c'è stata nessuna situazione che fosse meno che corretta nella mia casa, in una stanza, in una sala da pranzo dove c'erano sei cameriere, di cui quattro sempre diversi, che venivano da agenzie, con tutti i componenti della musica, con i miei uomini della scorta che entravano e uscivano, con i miei figli che venivano a salutarmi. Dopo cena, qualche volta si scendeva al piano di sotto dove ho un teatro, dove c'è la vecchia discoteca dei miei figli, e si era stabilita un'atmosfera di simpatia, di gioiosità, di divertimento. Per esempio il fatto che, come ho visto, è venuto fuori dalle alcuni accenni di queste prime cosiddette testimoni che hanno detto che si travestivano da poliziotti. È vero, facevano delle gare di, come si chiama adesso, burlesque. Delle gare di burlesque, e si allenavano loro, le donne sono di loro natura esibizioniste. Se poi sono donne dello spettacolo, gli piace di montare degli spettacolini e si confrontavano, facevamo delle gare di burlesque. Lei faceva un teatro. Era il giudice, presidente. Come? No, io non facevo il giudice, io guardavo molto interessato e perché mi divertivo molto e continuerò a farlo. Questo è il livello soft delle notti di Arcore. Cene eleganti in una taverna brianzola, balletti un po' succinti, vestitini da balera, un bagaglino al massimo. Maria Rosaria Rossi, parlamentare di Forza Italia, capo della segreteria di Berlusconi, è una delle onorevoli che hanno partecipato. È sotto inchiesta per il Ruby 3 per falsa testimonianza. C'era la maschera del presidente Berlusconi, la maschera dell'onorevole D'Alema, che c'ha anche i baffetti, sì. E Fini? L'onorevole Fini, sì. Corpetti con le culotte, no? Con le paillette oppure delle piume. Mo nessuno di voi, tutti uomini, hanno visto uno spettacolo così? Nessuno? Non eravamo invitate. C'è anche la versione delle Olgettine, le ragazze reclutate per le feste, stipendiate, almeno per tutto il primo processo, con un bonifico mensile di 2.500 euro. Maristel Polanco, dominicana, era la regina nera di Arcore, ora si è sposata con un giocatore di pallacanestro e ha avuto un figlio. Anche lei è sotto inchiesta. Io mi travestivo da Obama, mi mettevo magari la maschera così per fare ridere comunque Berlusconi. Però l'idea che mi è venuta è travestirmi della Boccasini, perché comunque il timore, la Boccasini è quella che, sai, ti fa le domande, quella il giudice, no? Allora mi mettevo la toga, così con gli occhialini, quando avevo, sai che non avevo il capello, avevo un po' il ciuffo davanti, e mettevo gli occhiali tipo così da vista e guardavo. Poi dopo ero vestita tipo burlesque, con intimo molto ricamato, colorato così, e le facevo la sorpresa. Lisa Barisonte, cubana, è un'altra delle ragazze di Villa San Martino. In un'intercettazione con la Minetti c'è il racconto della preparazione delle notti di Arcore. Ho preso io tutto, eh. Davvero? Cosa hai preso? Ma ho preso per te quello lì di maestra. Sì? Poi io magari anche un'altra, non lo so, sì. Come si dice,
Oh mamma, normale, uno sesso, niente di che, l'importante è fare qualcosa carino, hai okay. capito? Ok, allora io sei la nostra dietro. Maestra. Va bene amore, ma io mi porto dietro gli occhiali da Viffer, reggicalze, tutto, così dopo quando mi tolgo tutto c'ho sotto l'intimo sexy. Lisa Barizonte ha testimoniato al processo. Facevate spettacoli, spettacoli erotici lei ha detto. Erotici, ma con nessuno a fine sessuale. Con travestimenti? Assolutamente no, magari qualche vestiti belli, di spettacoli, cioè di dottora, di bambina, di professora, di tante cose. Comunque è stato molto divertente. Senta, Berlusconi vi aiuta, la aiuta? Mi ha aiutato in tanti momenti, visto che comunque c'è la crisi anche immobiliare. Lei che lavoro Io fa? Sono libera professionista, sono agente immobiliare. Quindi collaborava con Berlusconi per le case? Può darsi anche. Ioana Visan Romena ha spiegato ai giudici le coreografie del Bunga Bunga. Pigalle era il suo balletto. Fanno le richieste, le domande, sempre lì siamo, quindi ho detto ma glielo devo far vedere, quindi per dire che non è una cosa molto, cioè come dire, Pigalle non è assolutamente nulla di erotico, di tutto questo erotismo, perché il presidente l'ha ancora tanto. Però il fatto che mantenga una decina di ragazze così? Beh, è un grande lavoratore, lavora, quindi perché il presidente Silvio Berlusconi? Perché lavora tantissimo ed è una persona di grande cuore che ci aiuta, ci dà una mano. L'elenco delle ragazze è lunghissimo. Alcune lavorano a Mediaset come giornaliste. A Silvia Trevaini Berlusconi ha comprato una casa in centro, a Milano. Giovanna Rigato, ex Grande Fratello, ha detto ai cronisti di essere una collega. Berlusconi è una persona che io stimo molto, è una persona che se io ho bisogno di qualsiasi cosa, soprattutto di un consiglio, la cosa più preziosa per me, è disponibile e reperibile. Lei lavora a Mediaset, l'ha aiutata in questo modo? Io lavoro a Mediaset, adesso sono diventata giornalista, come voi. E lavora? Dove? Al momento non ho una collocazione, però spero che arrivi presto. Vorrei fare la conduttrice, sono laureata, sono giornalista, vorrei lavorare, mi piace lavorare. Poi c'è il secondo livello delle notti di Arcore, la versione hard della procura, il sistema prostitutivo per il soddisfacimento sessuale del presidente, secondo la requisitoria dei pubblici ministeri del primo grado, Boccassini e San Germano. Un rito orgiastico dionisiaco diviso in tre parti con tariffario diverso. Prima la cena, poi gli spogliarelli, alla fine il sesso con le favorite prescelte. Pronto? Love of my life. Allora, ciao amore, bene, tutto bene? Sì, facciamo una cena qua dopo tanto tempo. Sì, che bello. Amore, posso portare una mia amica? Certo. Carinissima, bellissima, certo. Alla seconda laurea, guarda, è giustissima. Benissimo, benissimo. Ottimo. Va bene? Grazie. A stasera, un bacino. Ciao, ciao amore. Grazie. Ciao. È il 19 settembre 2010. Nicole Minetti, condannata a 5 anni nel Ruby Bis, chiama Melania Tumini. Sono tutte e due di Rimini, studiavano insieme a scuola. Per la Tumini è la prima volta ad Arcore. Ho sentito adesso The Boss of the Boss e gli ho detto, oh, allora stasera, gli ho detto, guarda che porto una mia amica, mi fa ottimo. Ti volevo un attimo briffare sulla cosa, nel senso, giurami che non ti prende male, nel senso, cioè, ne vedi di ogni. Cioè, te ti fai i cazzi tuoi, io mi faccio i cazzi miei, per amore del cielo. Però ne vedi di ogni. Cioè, nel senso, la disperation più totale. Cioè, capirai, no? C'è gente per cui è l'occasione della vita, quindi ne vedi di ogni. Te, fidati di me. Detto fuori dai denti, no? Ci sono varie tipologie di persone. C'è la zoccola, c'è la Sud American, che non parla neanche italiano e viene dalla favelas. C'è quella un po' più seria, c'è quella via di mezzo tipo Barbara Fagioli, poi ci sono io che faccio quel che faccio, capito? Per cui, ecco, era solo per non confonderti nella massa, non si timida, fregatene, sbattitene il cazzo e via andare. La Tumini ha testimoniato davanti ai giudici, ha spiegato di non avere un sentimento antiberlusconiano. C'erano circa sicuramente più di 20 ragazze, più di 20 meno di 30, era presente Emilio Fede, era presente Carlo Rossella, Silvio Berlusconi, ed erano gli unici uomini, oltre al personale di servizio e al una sorta di DJ o comunque un musicista, e fu Silvio Berlusconi a decidere la disposizione dei posti a tavola. Mi salutò, mi appellò, credo, con buonasera, signorina due lauree, fu piuttosto gentile, garbato. Durante la cena mi dedicò una o due canzoni in francese, proprio perché evidentemente... Lui le cantò?
Poi con questo sottofondo musicale partirono dei balletti, dei trenini, e già in questo momento, insomma, io rimasi abbastanza così colpita. Cioè durante la scena a tavola? Sì, sì. E fu in questa occasione che sentii proprio nominare l'espressione Bunga Bunga. Scesa notai subito questa atmosfera piuttosto particolare, c'erano delle luci rosse suffuse, un palo da lap dance, dei divanetti disposti a ferro di cavallo, tutto a simulare, possiamo dire, una sorta di discoteca. Le ragazze cambiate d'abito, quindi con abiti molto succinti, alcune travestite da infermiera, poliziotta, qualcuna da uomo, qualcuna simulando un balletto con movenze lesbiche, quindi partirono poi dei palpeggiamenti, degli ammiccamenti, e quindi le ragazze si avvicinavano alla loro presidente e diciamo avevano proprio dei contatti ravvicinati con lui. C'era anche tra loro. C'era un'interazione corporea, fisica, di fisicità, lei è persona colta, quindi capisce benissimo cosa voglio dire, tra il presidente e le ragazze? Assolutamente sì. Le ragazze venivano toccate in alcune parti, per esempio seno, sedere, insomma, o le gambe. Da chi, scusi, presidente? Sì, poteva capitare fra loro oppure direttamente dall'allora presidente del Consiglio. Benissimo. Nicole ballò, persi di vista Nicole, che dopo una decina di minuti mi venne a chiamare, quindi uscì e mi raggiunse, per dirmi che il presidente voleva salutarmi. E decisi di andare ad incontrarlo e venni portata dentro questo ufficio e mi ritrovai proprio faccia a faccia, molto da vicino, con Berlusconi, che mi chiese se mi fossi divertita, e fu in quel momento che mi allungò due cd nella custodia di Apicella e con un gesto molto rapido, quindi ho preso questi due cd e nel momento in cui giravo le spalle il presidente mi diceva non mi saluti neanche, perché io proprio per il disagio, la voglia di andare via, ebbi un atteggiamento piuttosto scostante e molto rapido, insomma, e fu in quel momento che ebbi una sensazione, ma fu un mio scrupolo personale, che fra questi due cd ci fosse qualcosa in mezzo, non potevo sapere cosa. C'era qualcosa in mezzo ai cd? Sì, c'era una busta bianca piegata in due, una comune busta da lettere, sì, insomma, con quattro banconote da 500 euro e fuori dalla busta era segnato un 2 cerchiato, probabilmente a indicare, immagino io, il contenuto dei 2000 euro della busta. Anche Ambra Batilana e Chiara Danese sono state ad Arcore una sola volta, il 22 agosto 2010, dopo il concorso di Miss Piemonte. Sono parti civili nel processo Ruby Bis. A un certo punto, a una barzelletta del Bunga Bunga, Berlusconi si fece portare da un cameriere una statuetta di marrone, di legno. A un certo punto, alla fine di questa barzelletta del Bunga Bunga, Silvio Berlusconi scopre la statuetta e dalla statuetta viene fuori l'immagine di un uomo nudo completamente, con il pene sproporzionato e attaccato, credo, da una molla, perché ricordo che rimbalzava. Dopodiché? Le ragazze fecero girare questa statuetta e un po' tutte quante fecero questo gioco un po' così con questa statuetta. Cioè questo gioco sarebbe la simulazione del rapporto orale? Sì, ci fu anche un'esibizione al palo della lap dance della signora Nicole Minetti, dove aveva un vestito nero che credo avesse cambiato, perché alla cena aveva un tailleur con la camicia e la gonna, era la signora più vestita tra tutte quante. A un certo punto fece questo ballo attorno al palo della lap dance e con questo vestito strappo lo strappò e rimase completamente nuda, solo con indosso le scarpe. Le ragazze comunque, continuando a ballare, facevano dei balli un po' sensuali davanti a Berlusconi e Fede, che erano seduti alla mia sinistra. Silvio Berlusconi baciava comunque i seni a queste ragazze e a un certo punto la Nicole Minetti, quando fece questo spogliarello e rimase nuda, andò davanti a Silvio Berlusconi porgendogli i seni, facendosi baciare i seni, comunque girandosi di schiena, avvicinandosi molto a Silvio Berlusconi.
Anche Imane Fadil, marocchina come Ruby, è parte civile nel Ruby Bis. È stata molte volte ad Arcore. Al processo ha testimoniato di essere stata avvicinata da un siriano che le avrebbe proposto un incontro a Villa San Martino, forse per addomesticare la sua testimonianza. La signora Berardi si alza dal tavolo, inizia insomma a tirarsi sui vestiti insieme a una delle sorelle di Vivo e ha cominciato a fare spettacolo. Palo, si aggrappava al palo, saliva fino a su, riscendeva, poi si è tolta la maglia, si è tolta la maschera, si è tolta tutto, è rimasta in perizoma color carne. So che questo l'avevo capito nel corso delle serate, non l'ho capito subito, ma l'ho capito dopo. Ho capito che chi si fermava prendeva di più. E poi sentivo le ragazze che si lamentavano, chi ha ricevuto di più, chi meno, chi di qua, chi di là. Tutto questo è Ruby Gate, un processo penale ma anche un fatto di costume. La sentenza lo cambia oppure no? Ecco, era giusto, anche se avrà fatto arrabbiare una parte dei telespettatori, questo ne sono sicuramente avvertito, era necessario dal mio punto di vista riascoltare tutto questo perché col senno di poi ci si chiede dove stanno i reati. Se è stato e quanto è stato anche dentro l'aula un processo a uno stile di vita, certo, sì. Di un miliardario ultra settantenne che si diverte in maniera diversa da un ragazzo di 20 anni con pochi euro in tasca, ma la cornice è quella e anche la cornice dei dubbi è quella, la cornice etica, diciamo. È stato giusto mettere insieme a un processo su cui poi i capi d'accusa e la condanna in primo grado e l'assoluzione in secondo sono stati su due fatti specifici. C'era conoscenza da parte di Berlusconi che una di queste trentina e passa di ospiti era minorenne oppure no e in relazione ad essa è stata fatta una pressione indebita oppure no sui funzionari dello Stato, della Questura di Milano in quella famosa notte. C'era bisogno di fare tutta questa tranche de vie, chiamiamola così, andare a vedere tutto lo spaccato della vita privata di Berlusconi e quanto questo ha fatto agio su quello che doveva essere la valutazione di merito e perché in secondo grado tutto questo è stato spazzato via. E comincio dal più temperato, diciamo, Ferrari. Beh, è stato spazzato via perché era tutto molto fragile e è molto evidente che quella materia non può essere materia processuale. Cioè, ho segnato interazione corporea. Questo è San Germano, no? Che lo diceva. Il CD di Apicella, la maschera di D'Alema, Love of My Life, che poi diventa un fortunato tormentone dell'imitazione di Virginia Raffaele della Minetti. Diciamo. Sì, è uno spaccato di costume. Che è come il naso di Cleopatra. Se la Minetti non fosse con una bellezza molto evidente, forse avrebbe avuto meno successo tutto il format. Certo, però insomma, che non sia materia giudiziaria, questo mi sembra abbastanza evidente. Dopodiché il punto è, quando le intercettazioni cominciano a fioccare, un attimo solo, quando le intercettazioni cominciano a fioccare, che cosa succede? Dobbiamo tenerne politicamente conto del fatto che Berlusconi avesse quel tipo di vita privata? Questa cosa sicuramente ha importanza per l'opinione pubblica, ma da un punto di vista, come possiamo dire, dell'affidabilità politica, questo poneva un problema? Io credo che questo sia successo quando le intercettazioni hanno cominciato a essere condivise dall'opinione pubblica. Enrico, allora, sulla questione evidente hanno deciso i giudici di Corte d'Appello che tutti questi elementi non sono stati sufficienti per condannare Berlusconi. Dopodiché emerge anche da queste intercettazioni, da questo servizio, un giro di denaro, un giro di prostituzione probabilmente che avviene dentro le mura domestiche. Questo viene negato però dalla sentenza. La prostituzione minorile viene negata. Beh, però stiamo parlando di tutte persone
che vengono pagate per che vengono pagate che sono tutti tutte ma no, consenzienti che prendono no, un attimo, uno scusate, per adesso però cerchiamo di non fare proprio la revisione della storia io non è la revisione della storia ma stiamo a sentire il servizio Corrado Nicola a parlare poi mi contrasterete ma non si può dire la prostituzione perché questo vuol dire indirettamente che quella ragazza che ha testimoniato era una prostituta mentre si è trovata due cd con 2.000 euro non è una prostituta Nicola perdonami la cosa paradossale è che io, che mi considero assolutamente garantista e trovo questa sentenza ineccepibile perché c'era una fragilità nell'impianto accusatorio, indiziario della sentenza, però non ci può, ripeto, portare a dire che ad Arcore non avvenisse nulla che non fosse innanzitutto di interesse per noi cittadini ed elettori. Una volta che lo abbiamo conosciuto, perché poi c'è anche questo punto. Certo, noi a un certo punto siamo venuti a conoscenza però. Di questi fatti. Noi giornalisti li dovevamo diffondere oppure no? Era di interesse pubblico sapere che questo avveniva a casa del Presidente del Consiglio oppure no, Nicola? Questa è una domanda che non possiamo evadere e non credo che tu sia contrario. Perché io mi ricordo perché benissimo che il giornale, in cui tu lavori e scrivi... Ancora, sì. Pubblicò una foto del portavoce di Romano Prodi che parlava fuori dal finestrino con un trans benissimo. A Roma e fu massacrato per quella certo. fotografia e ma nessuno certo. ebbe a dire a Cipicchia e si dimise a Cipicchia che intromissione nella privacy del portavoce di Romano Prodi sì. non del Presidente del Consiglio e per aver parlato al finestrino con un trans. Allora cerchiamo un pochino di mantenere la palla al centro. No, è stato assolto, non è neghiamo tutto la palla quello al che è sentire quello che ha avveniva, detto una no. testimone al processo, scusatemi, perché allora, voglio dire, stiamo mistificando. Una signorina al processo ha detto, sono stato portato là, sono andato nella stanza di Berlusconi, va bene? Nella stanza di Berlusconi mi ha dato due cd, era disgustata, perché questo si capisce dal processo, del comportamento che c'era in quella sera, perché non era esattamente la sera che si aspettava, nonostante Nicole Minetti, intercettata, le ha spiegato cosa c'era, e si è trovato una busta con 2.000 euro. Se noi definiamo questa prostituzione, Corrado, abbiamo sbagliato, perché vuol dire definire prostituta una ragazza a cui inconsapevolmente sono stati regalati dei soldi. Ci piace che un vecchio signore regali dei soldi a una signorina? No, ma non chiamiamola prostituzione, perché qua stiamo sbagliando e stiamo facendo quello di cui Ferrara all'inizio accusava noi giornalisti, perché l'ha detto in quel servizio. Se quella la consideri prostituzione, è sbagliato. Stiamo rivedendo un film orribile, orribile, però perché stanno insultando quella ragazza. Io di quella ragazza se n'è andata via da quella casa, di questo se n'è andata via disgustata. Orribile. Nicola, di questo... Ma no, però scusatemi, io non la conosco quella ragazza, ma se fosse una mia amica e sentirsi dire in televisione che è una prostituta perché Berlusconi gli ha regalato 2.000 euro che manco sapeva che ci fossero, ci sarà una differenza. Cioè, ma non certo. mi fate fare il femminista a me, però ci sarà una differenza. E siccome in quel periodo abbiamo commesso tutti degli errori, il giornale per motivi, diciamo, editoriali è stato facilitato nel non commetterli, però non facciamo i santarelli, perché abbiamo fatto un sacco di cazzate, perché abbiamo continuato a dire queste robe qua. E poi vorrei segnalarvi una cosa, che nella condanna di Berlusconi tutte ste schifezze qua valgono un anno. La vera cosa grave è l'ipotesi di concussione nei confronti di Ostuni e in quel caso nell'appello 6 ore fa sapete che hanno detto non c'è, non come per quanto riguarda la prostituzione poteva esserci ma non sapeva della minorenne, vedremo fra 4 mesi, sulla concussione 6 anni che voleva dire la morte politica Porro. Di Berlusconi per sempre, quello era il grande Porro, tema. Porro, vorrei che fosse chiaro che proprio di questo stiamo parlando. Io sono quello lì piccolino che vedete in mezzo nel teleschermo. No, Enrico, scusami, allora, posso aggiungerti una cosa? Perché morbosamente noi ci attacchiamo alle donne, ma, scusami. Tenete i polmoni tranquilli. Poi zitto per tutto il tempo. No, non stare zitto, morbosamente però, noi ci attacchiamo al reato più... scannandoci, volevo no, soltanto dire... No, ma non volevo dire. Scannarmi, no, scusa. No, cioè la questione è molto semplice. Mentana. Proprio di questo stiamo parlando, e poi sento Lazzanardo e poi Ferrara. E deve essere molto chiaro questo, che noi stiamo esaminando proprio il fatto, proprio esattamente il fatto, che per arrivare a una condanna e poi a un'assoluzione, per due episodi ben precisi, è stata pagata una donna, una prostituta minorenne, sapendo che era minorenne? È stata tutelata al di là della legge nel momento in cui veniva fermata? Per questi due fatti specifici si è rovistato
legittimamente o illegittimamente, tutta la vita privata di tante persone. Ci ricordava Porro, voglio sentire da Zanardo, nel momento in cui si tocca il Presidente del Consiglio ha le spalle più larghe, però ci sono tutte queste ragazze, alcune probabilmente esercitavano la professione effettivamente, alcune che invece, come si sente anche dal dialogo della Minetti con l'altra ragazza, andavano lì, non dico in gita, andavano per curiosità di vedere un signore famoso e non si sentivano prostitute neanche se si trovavano probabilmente le banconote dentro al CD di Apicella, che da solo evidentemente non meritava il viaggio. Magari per una poltrona da consigliere regionale, insomma. Magari c'è anche 12.000 euro al mese. Magari, poi però può succedere, no? Ecco, bisogna vedere se questo, lo dico per garantismo, quante volte succede, uomini, donne, chissà quanto. Zanardo, che ne pensa di tutto questo? Abbiamo messo alla berlina, abbiamo messo in piazza tante storie private, poi tutti stanno sempre a pensare perché il soggetto forte è a Berlusconi. Ma tutte queste persone? Io scontento sempre le parti perché faccio fatica a stare all'interno delle caselle, tanto è vero che appunto prima mi spiace che mi sono accalorata, ma perché mi vengono imputate, dette cose che io non ho mai detto. Quando ci fu lo scandalo del Bunga Bunga, io scrissi: il Bunga Bunga non mi scandalizza, perché andava in onda da 30 anni su tutte le reti. Il Bunga Bunga, questa rappresentazione, diciamo, che ci hanno fatto le ragazze e i giornalisti, bastava aprire un canale qualsiasi, Mediaset, Rai 1 e Rai 2 allo stesso modo, e andavano in onda questi spettacolini dove c'erano ragazze, magari non minorenni, ma sembravano tali. Vogliamo ricordare ai telespettatori e alle telespettatrici cosa fu il periodo Rai di Non è la Rai? Quando si usavano minorenni e ci si eccitava a casa per le malette bagnate di bambine. Quindi io non ho mai scritto un articolo sulla vita privata di Berlusconi. A me interessa qualcosa che sta a monte, il potere dei media, anche di stasera, ma lo voglio volgere al positivo, il potere dei media, che vuole anche dire che se noi per 30 anni abbiamo usato i media in un certo modo, possiamo anche decidere di usarlo in un altro modo. Allora, quello che è stato grave negli ultimi anni è che un certo modo di intendere i corpi delle donne, delle giovani donne, è diventato l'unico modo. E questo che è fortemente riprovevole. Non è riprovevole che una ragazza matura, maggiorenne e in grado di decidere, decida di andare a vestirsi da infermiera e mettersi nuda a fare la lap dance. È un suo diritto. Ed è gravissimo che qualcuno mi dica che io abbia mai detto il contrario, perché moralista non sono. E quindi è il suo diritto. Io mi batto per qualcosa di altro. Io voglio far sì che i media siano realmente democratici. Allora, l'unico dubbio che mi viene, e assieme a me viene a molti altri, che se noi per 30 anni, dati Censis dell'ultima ricerca Donne Media in Europa, abbiamo una rappresentazione volgare, manipolata, voyeuristica delle donne, io ho solo un dubbio, che le ragazze che poi si comportano in un certo modo non sia per loro una scelta, ma sia quello che hanno visto per 30 anni nei media pubblici e privati, perché sappiamo che il potere dei media, che ci piaccia o no, è altissimo. Allora, in un paese come il nostro, dove la scuola ha grandi difficoltà, dove c'è il più alto tasso di analfabetismo tra gli adulti, analfabetismo funzionale, la televisione ha un potere immenso. Allora, quello che proponiamo da anni è dare a chi guarda a casa anche un'altra visione delle donne, non edificante, ma quella reale. Come succede sulla CDF, voi giornalisti lo sapete, sulla ARD tedesca, alla BBC, solamente questo. Se poi, dopo aver fatto un servizio televisivo, specialmente della TV pubblica, che rende diciamo la rappresentazione delle donne per quello che è, una ragazza decide di fare l'infermiera e la lap dancer dal premier, può farlo. Il dubbio che ho io è che noi abbiamo venduto un modello come vincente. Finisco dicendo che c'è stato un momento, io sto conservando dei documenti perché credo che tra qualche anno spiegheranno un momento storico, che è stata l'intervista che qualcuno di voi giornalisti fece a una delle ragazze che andavano a casa dell'ex premier, Terry De Nicolò, che è un'intervista molto interessante per come è lucida.
Perché questa ragazza, questa giovane donna, Terry De Nicolò, dice, io, Lorella Zanardo, ho fatto la manager per tanti anni, ho detto se io fossi un'azienda l'assumerei, perché era spietata, ma aveva appreso quello che noi attraverso i media le abbiamo insegnato per 30 anni, no? Forse molti di voi la ricordano, cioè io vado lì, io certo vado per i soldi, certo che vado per i soldi, perché per avere successo nella vita bisogna passare sopra il cadavere della propria madre. Io sto ragionando solo su questo. Questo è quello che noi abbiamo passato per 30 anni. Io credo che sia venuto il momento, e devo anche dire, per parlare anche di cose positive... Scusi, le posso fare una domanda? Ma lei è veramente così sicura che questo tipo di cosa dipende dai media? Diciamo, la Terry De Nicolò, era straordinario quel documento, ma lei è sicura che quella roba non venisse dalla sua educazione familiare, dal mondo che frequentava? Perché questa responsabilità dovrebbe essere esclusivamente dei media? Io questo non lo capisco. Quasi esclusivamente, guardi, su questo sono... molto ferrata e... No, ma è sicuramente ferrata, però ce lo spieghi, perché... Sì, glielo spiego, guardi, io vado nelle scuole ormai da anni e faccio tantissimi incontri... Io sono incontri, un po' stufo, di sentire le spiegazioni della Zanardo. E allora, quello che accade, che in un paese, velocemente, abbiate pazienza. Rispondo alla domanda Zanardo, che mi è stata fatta, poi se le lei mi consente di parlare un momento. In un paese come questo, rispondo all'ospite in studio, il potere Finisco. In un paese come questo, dove, rispondo all'ospite in studio, le famiglie sono in grande difficoltà, c'è un alto tasso di abbandono scolastico, un alto tasso di analfabetismo funzionale, siamo i più scarsi lettori d'Europa, i media hanno un potere immenso, ma lo dico anche in modo positivo, cioè i media possono, c'è spazio, per fare anche educazione, cultura, come fa la BBC, cioè abbiamo già gli esempi, non sto parlando di moralismo. Sì, però poi arrestano alcuni dei più importanti esponenti della BBC, tutti per reati sessuali, quindi non ci sono esempi straordinari. Non sto parlando dei reati del Premier, sto parlando di quello che va in onda. Ma quello che va in onda, però Mentana, poi appunto per favore. Un livello di ipocrisia spesso, non suo Zanardo, ma gli esempi internazionali e soprattutto del modo di essere delle televisioni mi lasciano sempre un po' perplesso, ecco. Poi noi abbiamo i racconti alla Piero Chiara che ci documentano come in questo paese, prima della televisione e forse anche prima della radio e forse da sempre, insomma, esiste un livello pubblico e poi esiste, come dire, un dietro le quinte in cui ognuno fa i fatti suoi, e ci sono i paesi come la Francia in cui questo non arriva ad esempio mai davanti al cospetto dell'opinione pubblica, gli ultimi sono i casi che hanno riguardato il presidente francese Hollande. A Giuliano Ferrara la parola. Sì, io voglio dire questo, ognuno si può rifare l'identikit dopo una sentenza giudiziaria come vuole, però io qui vedo che Corrado Formigli, titolare di una trasmissione che si intitola, aperte le virgolette e sottolineato, Piazza Pulita, è un garantista. Poi sento che la sociologa Lorella Zanardo, che ha contribuito con un suo blog, non so che cosa, a portare in piazza alcune migliaia di donne, non per dire siamo tutti puttane, come ho cercato di fare io, ma per dire che Berlusconi è un puttaniere e che Mara Carfagna doveva stringere i denti. Allora, questo identikit rifatto mi va bene. Non vi volete scusare, volete insistere. Poi, Gui Chiappaventi, che è un collega che stimo, ricostruisce il processo con le testimonianze delle due o tre pentite che naturalmente dovevano esserci in un processo italiano e ricominciamo col voyeurismo. Alla fine questa trasmissione, Enrico, te lo dico con affetto perché abbiamo recentemente, qualche mese fa, litigato e non voglio rilitigare. Alla fine questa trasmissione, salvo le gentili, misurate, prove di liberalismo del mio amico Marco Ferrante e salvo la giovanile baldanza di Porro e la mia nota rozzezza, salvo che per il resto questa trasmissione ripropone, adesso verrà anche Marco Travaglio, una visione delle cose che mi è completamente estranea. Cioè, io ci credo, vorrei che tu lo capissi Enrico, io sono cinico, scherzo, rido dietro le quinte,
dico delle puttanate, faccio un sacco di errori, è una vita che faccio errori, cambio posizione, mi espongo alle peggiori, ai peggiori e orrendi odi e disprezzi pubblici, ma ci credo, cioè io credo che una aggressione giudiziaria a sfondo politico, che è il portato di vent'anni di spirito persecutorio nei confronti della classe dirigente alimentato dalla casta dei magistrati militanti, ha comportato la seguente questione, che il governo eletto dagli italiani con le elezioni del 2008, plebiscitato, giusto o sbagliato che fosse quello che faceva, legittimo naturalmente un voto contrario nelle elezioni successive che si sarebbero tenute, questo governo è stato bloccato giudiziariamente. Berlusconi è stato sputtanato su tutta la scena internazionale dal circuito mediatico giudiziario. Tremonti si è messo in aspettativa per fare lui il Presidente del Consiglio e nel frattempo ha completamente bloccato l'economia italiana e qualunque possibilità di riforma fino al momento in cui la lettera della BCE e la crisi finanziaria ci ha costretto, se non altro, a pensarci a questa cosa. Fini è uscito dalla maggioranza per finire dove è finito, nel dimenticatoio della piccola storia italiana, eccetera. Insomma, io non sono come Brunetta, nel senso che sono meno rissoso di lui e non parlo di colpo di Stato, ma qui è successa una cosa molto grave, molto, tremendamente grave, cioè la giustizia è stata pervertita attraverso un metodo inquisitorio che alla luce di questa sentenza si è rivelato vacuo, oltretutto, è stata pervertita ad azione politica ed ha raggiunto degli obiettivi in continuità con tutta una storia che comincia con l'epopea di Antonio Di Pietro, un altro che è finito nel dimenticatoio, eccetera, eccetera. Allora, io questo dico, Enrico, ha senso fare una trasmissione nella quale si ripropongono gli stessi stilemi, lo stesso schema, mi permetti, lo stesso Giuliano, metodo, le stesse immagini, le stesse intercettazioni. Certo. Giuliano, mi permetti? Sì. In realtà, retrospettivamente, l'ho già detto e lo ripeto, era importante, e tu citavi il servizio di Gui Chiappaventi, io ho chiesto a Chiappaventi di fare quel tipo di servizio, perché a mio avviso, riproponendo e risentendo quelle cose, si coglie un senso di spiazzamento, perché, ripeto, Silvio Berlusconi è stato processato e condannato in primo grado e poi assolto per due addebiti specifici che con la gran parte delle parole che abbiamo sentito non c'entravano assolutamente niente. Poi Berlusconi, dall'altra parte, è stato condannato per un processo che su queste cose, con queste cose non c'entra niente ed è il motivo per cui è in questo momento in una situazione particolare rispetto alla politica, cioè è decaduto da senatore e tutto quel che sappiamo. Ma rispetto a questa vicenda, che segna profondamente non solo la storia politica del nostro paese, è straniante sentire come siamo andati addietro a tutti i racconti delle feste private, che potevano essere, probabilmente non lo erano, ovvio, le feste eleganti di cui parlava Berlusconi, o feste di tutt'altro tipo, però che dal mio punto di vista non comportavano evidentemente addebiti di carattere giudiziario. La partita si è giocata giudiziaria sulle vicende che riguardavano Rubi, le due vicende. Sapeva o non sapeva che era una minore? L'ha aiutata o no indebitamente nel momento in cui fu fermata? Di fronte a queste due domande c'è però tutto il resto che è stato ricostruito, che è quello che ha affondato l'immagine di Berlusconi nell'ultima fase del suo governo. Però non possiamo dimenticare neanche, Giuliano, tu lo sai benissimo, come tutti noi, che non è stato per questo che Fini ha lasciato Berlusconi, che nel dicembre del 2010 si è tentato di far cadere il governo con un voto che non è passato per una differenza di tre deputati e via ricordando. Quindi noi possiamo ricostruire la storia anche così dal punto di vista giudiziario, ma non è evidentemente soltanto questo. Quello che stasera ci si proponeva è di rivedere, Enrico, tu un processo monstro. Tu vuoi dire che gli articoli del compianto Giuseppe D'Avanzo su Repubblica, gli editoriali di Scalfari, le trasmissioni di Michele Santoro, le trasmissioni, diciamo, in minore di Gad Lerner, il tuo telegiornale e tutta questa roba qui, nel bene e nel male, non sono stati una mostruosa macchina di menzogna politica e civile
che ha messo in braghe di tela l'Italia. Secondo te io posso dire e pensare di dire questa cosa, dirla. Per come lavoro io, che sì, la mia è stata una macchina sarebbe di menzogna. Una cosa molto bella. Se, tu pensi sì, che... Se tu pensassi questa se cosa oggi questo, e chiedessi scusa alle persone che hai personalmente sputtanato, saresti una persona... diciamo più decente. Sì, sarei una persona che forse piace di più a te, ma che mentirebbe rispetto a quello che pensa. Ecco, te lo dico francamente. Io ho solo uno spirito pacifico. Si devono risentire le intercettazioni. E ascolto con sorriso sulle labbra le tue parole. Si devono risentire le intercettazioni. Io la macchina di menzogna. Io le scusa, adesso dobbiamo sentire la discussione tra Ferrara e Travaglio. La Zanardo che dice io non ce l'ho mai avuta con Berlusconi, non gli ho mai dato del puttaniere. Ma stiamo scherzando, Enrico, stiamo no, non stiamo scherzando, cose che non stanno stiamo discutendo. Terra. È una cosa che si faccio fa da che mondo è mondo, si discute tra persone l'hai. Che la pensano diversamente, senza che uno dica a un altro che fa parte di una macchina che ordisce, attraverso menzogne e chissà sarebbe qua... il talk show questo. Com'è? No? Ma una menzogna clamorosa, gigantesca, ma non perché la sentenza qual è ha assolto menzogna? Berlusconi. Giuliano, qual è la menzogna? Dov'è la menzogna? La trasformazione in reato penale di una vita privata che doveva restare privata e che invece adesso avete ritrasmesso Giuliano, se nulla fosse successo, non è una menzogna. Secondo te la procura di Milano, la procura di Bari, la procura di Napoli aprono fascicoli e poi che passano attraverso lo scrutinio dei GIP, arrivano a processi, eccetera, perché guardano un telegiornale o seguono delle domande che vengono poste da un giornalista perché che peraltro politica, non c'è più. Perché fanno politica e i telegiornali sono al loro servizio. Forza, non c'è forza, più rimettiamo, io capisco la verve polemica, però ma degli eredi. La fizione. Enrico, d'avanzo ha degli eredi. Sì, e questi eredi devono anche, fronteggiare spero. Le conseguenze del suo lascito. Sì, e questi eredi giornalistici che si premiano, si celebrano ai festival del giornalismo, devono rendere onore al suo lascito chiedendo scusa alle persone benissimo. Che sono state travolte chi... da una colossale menzogna. Ma chi è stato travolto? Chi è stato travolto? Siamo qui a parlare Silvio in occasione Berlusconi, di l'Italia, una l'economia in finanziaria, l'economia grado. Reale dai, della gente. Forza, dai. Sì, se... Allora, Marco Travaglio, grazie a Giuliano Ferrara hai avuto un rapido riassunto delle puntate precedenti di questa nostra trasmissione. Il tuo giudizio su questa sentenza? Ma dunque, mi scuso se... entro soltanto adesso nel dibattito e quindi se ignoro completamente tutto quello che è stato detto fino a 10 minuti fa, credevo di dover commentare una sentenza che riguardava una serie di telefonate di Berlusconi alla questura e eventuali atti sessuali con una minorenne prostituta pagata. Non credevo che la sentenza di oggi cancellasse tutti i processi degli ultimi 22 anni a tutti gli uomini politici italiani e forse anche non, annientando addirittura tutte le condanne che ha ottenuto Di Pietro e il pool di Milano. Invece scopro che la sentenza di oggi è una specie di condono generale che abbraccia 25 anni di storia giudiziaria italiana. Credo che si dovrebbe cercare di capire quello che è successo separando i commenti politici o il tentativo o la tentazione di buttarla in politica e concentrandoci su quello che è un processo, cioè un luogo dove si deve stabilire che cosa si è riusciti a provare di una serie di fatti che non ha inventato né la buonanima di Giuseppe D'Avanzo né nessun altro giornalista che li ha raccontati, sono fatti che sono realmente avvenuti. Questa sentenza non ci dice che il bunga bunga non c'era. Questa sentenza non ci dice che le residenze di Berlusconi non erano letteralmente invase da ragazze poi pagate, alcune delle quali escort e alcune delle quali minorenne. Questa sentenza non ci dice che Berlusconi non chiamò da un vertice internazionale a Parigi un funzionario della questura per fargli fare ciò che mai avrebbe fatto senza quella chiamata. Questa sentenza ci dice altro. Se vogliamo cominciare a leggere con l'aiuto dell'avvocato Coppi, l'avvocato
di Berlusconi, che cosa può esserci nella testa dei tre giudici che oggi sono usciti con quel dispositivo senza dubbio sorprendente, un po' meno sorprendente per chi ha letto il fatto, perché noi già l'altro giorno avevamo messo in dubbio la solidità della sentenza di primo grado, per ragioni giuridiche, non perché Berlusconi non abbia fatto le cose che sappiamo tutti lui per primo avere fatto, allora è un altro paio di maniche. Io penso che sia utile cercare di capire, in attesa delle motivazioni, qual è il percorso mentale che ha portato i giudici al verdetto di oggi. Ed è un percorso mentale, probabilmente, immagino l'avrete già detto, che si deve spezzare in due, perché i capi di imputazione erano due. Uno era la presunta intimidazione nei confronti del capo di gabinetto della questura per far rilasciare Ruby anziché trattenerla in questura una notte in attesa di trovare una comunità di recupero che la accogliesse, e dall'altra parte il reato di prostituzione minorile, che prevede atti sessuali di vario genere con una minorenne pagata. Sul secondo, che è più semplice da spiegare, i giudici, come ha detto l'avvocato Coppi, hanno ritenuto che il fatto c'è, cioè gli atti sessuali ci sono con la minorenne pagata. Il problema è che manca l'elemento soggettivo, cioè i giudici, tra il bicchiere mezzo pieno e il bicchiere mezzo vuoto, tra chi dice che sapeva che la ragazza era minorenne e chi dice che non lo sapeva, hanno optato per la, diciamo, versione più favorevole all'imputato, e quindi hanno stabilito che non è provato che lo sapesse. Poteva non saperlo e quindi non era intenzionato a commettere il reato. Lo ha commesso, ma, diciamo, a sua insaputa. Dall'altra parte c'è una cosa difficilissima da spiegare, che però si può spiegare soltanto se si tiene presente che la partita è cominciata con una regola e che poi durante l'incontro la regola è cambiata. E chi l'ha cambiata? L'ha cambiata un giocatore, l'ha cambiata Silvio Berlusconi insieme al Partito Democratico, che hanno votato la legge Severino, che ha scardinato il reato di concussione in una legge che paradossalmente doveva combattere la corruzione. Prima qualunque pubblico ufficiale intimidisse chiunque altra per fargli fare qualcosa che non avrebbe mai fatto spontaneamente, rispondeva del reato di concussione, sia che lo facesse con la violenza, sia che lo facesse con la minaccia, sia che lo facesse schiacciandogli l'occhiolino e dicendogli: guarda, io sono potente, tu no, ti conviene fare quello che ti dico io. A un certo punto, nel 2012, nel dicembre del 2012, destra e sinistra, che hanno due importanti loro esponenti sotto processo per concussione, uno si chiama Penati ed è il braccio destro di Bersani, l'altro si chiama Berlusconi, decidono di scardinare quel reato e di scorporare tutte le concussioni fatte con la strizzatina d'occhio, fatte dicendo: fai come ti dico io che ti conviene, guarda che rischi se non fai come ti dico io, senza puntare pistole, senza minacciare esplicitamente nessuno. Questa roba qua non è più concussione, ma è diventato un reato minore che si chiama induzione a commettere o a promettere utilità. In più questo reato l'hanno scritto in maniera così diabolica da costringere le sezioni unite della Cassazione a spiegare e a delimitarlo al solo caso in cui colui che è stato indotto a cedere a quelle pressioni riceva poi un vantaggio in debito. Applicato al nostro caso, Berlusconi da Parigi chiama più volte nella notte il funzionario della questura che si chiama Ostuni e gli dice: faccia come le dico io, non trattenga la ragazza, la affidi alla Minetti, alla Conseissao, si troverà bene e basta, non lo minaccia, non gli fa violenza. A questo punto, perché sia reato questa roba qua e si chiami induzione, presuppone che Ostuni abbia ricevuto un favore in debito, un vantaggio in debito, e non l'ha ricevuto, perché lì l'unico vantaggio in debito l'ha ricevuto Berlusconi, che aveva una paura fottuta che la ragazza, se veniva trattenuta durante la notte in questura, potesse raccontare il bunga bunga che ancora nessuno conosceva. Rilasciandola subito le hanno tappato la bocca, ma Ostuni, rilasciarla o non rilasciarla, non ha provocato alcun vantaggio in debito, eventualmente ha evitato di essere trasferito nel Gennargentu, ma non ha ricevuto un vantaggio in debito. Quindi è cambiando la legge che è sparito il reato. Non si può dire che questo reato non c'è,
Il reato c'era quando è stato commesso. Quando è stato scoperto hanno cambiato la legge per fare in modo che l'imputato non venisse condannato. Nel frattempo c'era Penati che era nella stessa situazione. Una mano lava l'altra, il PD vota salvando Berlusconi e Berlusconi vota salvando Penati. Questo è quello che è avvenuto. È molto probabile che nelle motivazioni leggeremo questo. E lo dico non perché me lo sono sognato, perché ancora una volta l'ha fatto capire Coppi quando oggi ha detto il giudice non poteva trasformare la concussione per costrizione in una induzione, perché avrebbe dovuto dimostrare che Ostuni aveva avuto un vantaggio indebito e invece non era quello il caso. E quindi Coppi, che è un fine giurista ed è anche una persona onesta, non ha detto non è successo niente, perché lo sanno tutti che tutto ciò che abbiamo raccontato in questi anni è successo e questa sentenza non lo cancella. E che sono riusciti, cambiando la legge, a farla far franca a uno però... che una volta faceva così con le leggi sue e adesso se l'è fatta votare pure dai suoi presunti avversari, con i quali infatti va d'amore d'accordo per riformare la Costituzione. Però chiedo a te una cosa, abbiamo prima mostrato e fatto ascoltare moltissime testimonianze delle ragazze, delle feste, del bunga bunga o quel che è stato. Non credi che ci sia stato un eccesso anche dentro al processo, oltre che fuori dal processo? Cioè per questi due addebiti che sono specifici e riguardano due fatti che prima eri già collegato, ricordato, ricordiamo ancora una volta, li hai ricordati tu stesso adesso, cioè sapeva o no che era minore Ruby, l'ha aiutata o no a uscire da quella questura senza guai maggiori, si è scoperchiata tutta una storia, uno stile di vita, una lunghissima telenovela. Guarda, io ti dico come l'ho sempre vissuta io questa cosa. Io non sono un grande appassionato del processo Ruby, io sono molto più appassionato del processo Mediaset, sono molto più appassionato del processo dell'Utri, perché trovo infinitamente più grave per uno che faceva il Presidente del Consiglio che frodasse il fisco del suo paese e che frequentasse mafiosi e se ne tenesse uno in casa e che fosse circondato da un amico dei mafiosi come dell'Utri e da un corruttore di giudici come Previti. Su questo non ci piove, queste sono le cose gravi, imperdonabili, che mi fanno formare un giudizio sulla persona di Berlusconi. A me il fatto che si facesse pure portare qualche mignotta a casa non mi cambia niente, semmai l'aspetto grave era la ricattabilità di un personaggio pubblico che riceveva in casa 10, 20, 30 ragazze che gli venivano portate senza che nemmeno sapesse come si chiamavano, non solo che età avevano, nemmeno come si chiamavano, tutte armate di cellulari, anzi di iPhone dotati di telecamera che potevano registrare e poi ricattarlo, quello era il problema. A me dello stile di vita non me ne è mai fregato niente e infatti non si troverà niente di moralistico in quello che io ho scritto. Mentre io penso che frodare il fisco e frequentare mafiosi, nel processo non c'è... Vedi, se tu segui un processo per prostituzione, vedrai delle cose che ti fanno venire il voltastomaco. Perché tu, nei processi per prostituzione, soprattutto minorile, devi andare a investigare addirittura sulla penetrazione, devi andare veramente a invadere tutte le privacy di questo mondo. Ma non è il giudice che è pervertito, è la legge che gli impone di farlo. Noi abbiamo una legge molto dura sulla prostituzione, anche minorile, e l'ha fatta un governo Berlusconi l'ultima versione, la più dura. Quindi bisogna entrare. Se fosse stato uno normale, un vecchio malvissuto che si faceva portare le minorenni, che non si chiama come lui, ma un privato cittadino, nessuno si sarebbe scandalizzato. È chiaro che questo vrabbondare è finito sui giornali perché riguardava un personaggio pubblico. Di processi come quello se ne fanno tutti i giorni nei tribunali e si va anche più nel dettaglio, solo che non interessano al comune cittadino e quindi non finiscono sui giornali. È un effetto collaterale. Che ci poi fermiamo. Qualcuno ci abbia marciato, figuriamoci. Ci vediamo tra 3 minuti.
Allora, abbiamo pagato un prezzo alla necessità di trattare gli aspetti più divisivi di questa vicenda. Restano però, appellandomi, non ce ne sarebbe bisogno, alla sensibilità giornalistica professionale di tutti, di toccare due aspetti. Che succede adesso con Berlusconi in politica? Cioè, c'è un Berlusconi che è riabilitato, sicuramente è rafforzato anche nel suo versante politico. Che ruolo potrà giocare di qui in poi? Ma poi c'è l'altro, si è indebolita la magistratura inquirente di Milano? E che succede? Quali sono, i lasciti negativi per la procura di Milano? Quali sono poi i danni collaterali dal punto di vista dell'accusa rispetto ai processi che sono ancora in piedi? Perché c'è ad esempio il Ruby Bis, quello che riguarda Minetti, Mora e Fede. E c'è purtroppo per loro la simultaneità con il periodo di indebolimento per le vicende interne alla categoria dei magistrati, sia per il procuratore Bruti Liberati, sia per il Dabocassini che ha retto l'accusa al processo Ruby in prima istanza. Sentiamo Silvia Brasca. E sì, che questo tribunale ne ha viste tante, eppure la scossa di oggi ha segnato la struttura del Palazzo di Milano, come se la querela arrivata fino a Roma al Consiglio Superiore della Magistratura tra il capo della Procura Edmondo Bruti Liberati e il suo aggiunto Alfredo Robledo fosse come lo sciame sismico che annuncia il terremoto. Sono già state settimane di aria grama al quarto piano tra gli uffici principali di quella macchina da guerra accusatoria di una procura che in più di 20 anni non ha guardato in faccia politici, banchieri, imprenditori e che ora getta nel cortile le rivalità, le polemiche, le rivendicazioni che toccano e come anche un simbolo come Ilda Boccassini nelle mani ora di Guardasigilli e Cassazione che decideranno su un'eventuale azione disciplinare per il suo presunto comportamento poco collaborativo con la Procura Nazionale Antimafia. Si sono fatti male tutti in questo scontro, una procura indebolita che ora guarderà con altri occhi quello che succederà dal 25 settembre quando in appello riprenderà il cosiddetto processo Ruby Bis, quello che ha visto condannati a 7 anni interdizione perpetua dai pubblici uffici Lele More ed Emilio Fede, per 5 anni Nicole Minetti per favoreggiamento e induzione alla prostituzione, per l'ex agente dello spettacolo l'aggravante per la minorità di Ruby Rubacuori. La sentenza era arrivata la scorsa estate dopo quella di Berlusconi per la stessa vicenda, un processo fotocopia dove sfilarono le olgettine e quelle ragazze, poche, che uscirono dal coro di quel club delle gnocche, così come l'aveva definito una delle ospiti delle cene di Arcore, per denunciare il disagio di quello che vedevano nelle serate a Villa San Martino. Un processo sofferto perché Lele Mora lo affrontò con il peso della carcerazione per la sua vicenda di bancarotta fraudolenta, la lacerazione con quel mondo della televisione che già lo abbandonò nelle prime inchieste di Woodcock, per lasciarlo nel ballettismo, nel cascame di chi nella TV ci voleva entrare a tutti i costi. Voglio uscire da quella bufera infernale che troppo a lungo mi ha trascinato, dismisura, abuso di potere e degrado. È vero, così è stato, ed io almeno all'eccesso e al degrado non ne sono stato un passivo concorrente. Non ho mai voluto né percepito di poter condizionare la volontà di queste ragazze, forse qui sbagliando, ma non ho mai inquadrato le loro condotte come prostituzione. Si smarcò così Lele Mora, citò e diede ragione a Beppe D'Avanzo, il giornalista di Repubblica, che scrisse pagine durissime e che sembrarono definitive sul Cavaliere delle Notti di Arcore. Mora parlò di degrado e abuso di potere 4 giorni dopo la sentenza cancellata oggi. Ed è stato il processo in cui Ruby fu testimone per la prima volta, parlò di fronte a un tribunale con toni certamente non spaventati. Prima di tutto, cambi tono, assolutamente. No, scusami, no, mi stia a sentire e non mi interrompa. Lui c'ha tutto scritto, non è un modo di rivolgersi né al pubblico ministero né davanti al tribunale. Vanteria per dire, sono stata anche con Cristiano Ronaldo, ma per dire, se non ho accettato da fare la prostituta con uno come Cristiano Ronaldo, per quanto sia bello, perché per me oggettivamente era bello, figuriamoci se l'ho fatto con
Silvio Berlusconi o con altri. Formidabili quelle udienze per chi di quella storia insisteva nel cercare il verso guardone, la sfilata delle ragazze, gli show stanchi di Emilio Fede, anche lui piegato da altre inchieste che lo sollevarono dal suo TG4. Consegnò la sua difesa a una lettera e la procura, nel chiedere quelle condanne che ottenne un anno fa il 19 luglio, bollò così lui e l'amico ex sodale Mora. Mora e Fede, sodali. Perché Fede l'aveva conosciuto nel febbraio del settembre del 2009, ne aveva apprezzato come un saggiatore di vini pregiati la beltà fisica, l'aveva presentata a Mora che la pascolava un po', la teneva in caldo, diciamo, facendogli fare qualche seratina per poi immetterla nel circuito. Quando martedì scorso si è aperto l'appello non si poteva immaginare che a settembre sarebbe stata tutta un'altra storia per accusa e difesa. La colombaia è piena, si lascia sfuggire un avvocato difensore e fa capire che la linea morbida dettata da Arcore continuerà anche per questo procedimento, dove la Procura Generale non avrà carte nuove da giocare. Emilio Fede si farà difendere da quell'avvocato Maurizio Paniz che oggi esulta perché è convinto che quella soluzione assolva un po' anche lui. Egli ha telefonato. Sì, è vero, ha telefonato un funzionario della questura, lo ha fatto senza esercitare pressione di sorta, per chiedere un'informazione, nella convinzione vera o sbagliata che fosse, ma nella convinzione che Karima El Marug fosse parente di un presidente di Stato. E lo sapete meglio di me, che la tutela dei rapporti internazionali passa anche attraverso telefonate come questa. Ricordatevi quello che è successo nei rapporti tra Svizzera e Libia. Ricordatevelo bene. Prego, noi colleghi. Pagine della recente storia politica intrecciate con questi processi e ora tutto sembra da rifare, da rivedere, da riconsiderare, un processo d'appello che non sarà una routine. Ci si chiede allora come farà la procura a portare avanti anche l'inchiesta nata proprio da questo processo, da Ruby Bis, dove 33 indagati, da Silvio Berlusconi e i suoi avvocati Longo e Ghedini, a Ruby stessa fino a Mariano Apicella che ora suona alla luna tenuta alla larga da Arcore e dintorni, le accuse di falsa testimonianza e corruzione perché avrebbe pagato i testimoni a dichiarare il falso. Nicola Porro, esiste un problema forte per la Procura di Milano a questo punto? Esiste? Sì, sì, c'è un problema forte e fortissimo, anche perché il metodo Boccassini, adesso sgombriamo tutto quanto il campo da Berlusconi e non Berlusconi, è quello di andare come un caterpillar, un po' rompendo, diciamo, le consuetudini. Questo fascicolo, per esempio, lo ha, è sbrutto il termine, ma insomma, sostanzialmente scippato a colui a cui doveva arrivare naturalmente, che se ne è anche lamentato, ovviamente, di questa prevaricazione, però se non porta il risultato a casa, allora non c'è nessuna copertura e allora il patto di ferro che c'era nella Procura di Milano tra il procuratore Bruti e Boccassini, che non nascondiamolo, reggeva anche sul fatto che si portavano a casa dei risultati, dopo la clamorosa, ma clamorosa sconfitta di quello che è avvenuto di oggi dell'una, in 55 secondi i tre magistrati hanno cancellato completamente il fatto, non il reato, cioè qui non c'entra la Severino, io ascoltavo e ho letto il fatto l'altro giorno di Lillo, lì il tema è che questi hanno detto che non è stata fatta completamente questa concussione. Sulla prostituzione c'è un altro tema, bisognerà vedere quello che succede, l'elemento soggettivo in che cosa consiste, ma con lo stesso perimetro di campo, perché tra il primo grado e l'appello non hanno portato nuove carte, non, sostanzialmente è stata completamente smentita la procura, quindi il tema è, in una procura in cui c'è una divisione fortissima tra un magistrato importante, come si chiama Robledo, è arrivato al Consiglio Superiore della Magistratura il tema e si aggiunge anche questa sconfitta sonora, ma è sonora non tanto perché i PM devono indagare, è evidente che i PM indaghino, ma se vanno senza guardare in faccia a nessuno e lo fanno in maniera corretta,
così clamorosa, con un dispendio di risorse e di mezzi così elevato come c'è stato nel caso di Berlusconi, beh, allora è evidente che ci sia una conseguenza, e sarà clamorosa, perché non si potrà, voglio parlare fuori da tutti gli schemi, perché la cosa che si dice è che Bruti, grazie alla manovra di Renzi, cioè del prepensionamento a 75 anni dei magistrati, sostanzialmente il suo problema di rimanere lì è un falso problema, perché verrà pensionato non tanto lui, ma tutti i magistrati di quell'età. Adesso no, adesso si dovrà rimettere in discussione veramente gli assetti di potere, proprio di potere, che ci sono all'interno della procura più importante d'Italia. È così, Formigli? No, non sarei così drastico. Innanzitutto è stato l'avvocato Coppi a dire onestamente, lo ricordava prima Marco Travaglio, che non era possibile probabilmente per i giudici individuare il vantaggio per Ostuni, e per questo non si è potuto derubricare la concussione grave, diciamo, per costrizione in concussione per induzione. Quindi è stato Coppi a far balenare l'idea che anche se c'è stata una pressione, questa pressione però non determinava un vantaggio tangibile e quindi non si poteva applicare quella legge. Questo lo ha detto Coppi, a dire la verità. Detto questo, a me una cosa mi pare evidente, che questi giudici che sono stati massacrati, questa giustizia che è stata considerata al servizio di un disegno politico, che è stata considerata un cancro della democrazia, oggi in qualche maniera dimostra una sua capacità di arrivare ad un punto, no? Comunque di controbilanciare delle spinte. Cioè, noi abbiamo un sistema giudiziario che è composto da una pubblica accusa e da tre gradi di giudizio. Oggi abbiamo un secondo grado di giudizio che dà ragione a Berlusconi. Allora io non capisco perché questi giudici, che ieri erano un cancro per la democrazia, oggi sono i giudici a Berlino, domani saranno di nuovo un cancro perché magari succederà qualche cos'altro. Credo che ci sia un sistema schizofrenico, ci sia un modo schizofrenico di guardare il funzionamento della giustizia. Quando ti dà ragione funziona tutto, quando ti dà torto è pilotato dalla politica. È una roba ingestibile. Non è quello che ho detto io, la mi giustizia è stato chiesto, non è ci saranno delle conseguenze. La giustizia è un sistema con tre gradi di giudizio, Nicola. Ma se tu io vuoi sono attribuire stato condannato a me in primo grado ho detto che è a un pagare cancro, 7 milioni alla Fiat da un giudice. Ma sei impazzito? Scusami, ma chi Nicola l'ha detto che è un cancro la giustizia? Ma stai impazzito? L'ha detto Daniela Santanchè. Mentana, ma ha chiesto se ci saranno delle conseguenze. Io ho detto che un'indagine così importante ci saranno delle conseguenze. Non ho detto che c'è un giudice Berlino. C'è anche una Cassazione, che se vogliamo anche dirla, che potrebbe Nicola, ribaltare Nicola, e rinviare anche la decisione dell'appello. Nicola, mi sto semplicemente dicendo che non parlava a Forza Nicola Italia, a Daniela Santanchè, la famosa frase del cancro della democrazia. Mi pare che i giudici oggi abbiano dimostrato un'indipendenza, una capacità di attenersi ai fatti, alle prove, agli indizi e non al clima politico generale. Questa è la mia convinzione, che quindi non sono stati politicizzati e influenzati dal renzismo oggi, così come non erano stati influenzati dall'antiberlusconismo ieri. Abbiamo un sistema con tre gradi di giudizio e una pubblica accusa. Funziona così. A volte i PM ci chiappano, a volte non ci chiappano. Cosa vogliamo fare? Se un PM sbaglia lo vogliamo mettere in galera perché sbaglia? Ma un PM non può sbagliare? Magari, un PM fa un'accusa e porta avanti le sue argomentazioni. Magari a però volte Corrado arriva non a farlo, segno, a volte no. Non eleggerlo al CSM, per fare un esempio, cioè un giudice. No, no, non stiamo è avvenuto una settimana fa. Nicola, un giudice Nicola che ha messo in galera Rossetti e Scaglia per un anno, forse Nicola, non è il miglior rappresentante Nicola, del CSM dei cosa giudici. Nicola, vorrei non dirti una cosa. Berlusconi, scusami, ora, se, scusami se parlo, perdonami Enrico, di un fatto strettamente personale, ma la sentenza mia è stata molto meno importante di quella di Berlusconi, ma comunque in qualche modo se ne è scritto. Io sono stato condannato in primo grado a 7 milioni di euro di risarcimento alla Fiat per un servizio che ho fatto in primo grado, bunga in macchina, bunga bunga su un Alfa. In secondo grado sono stato assolto con formula piena e risarcito delle spese legali. Non è che io dopo il primo grado ho detto questa giustizia bisogna, o qualcun altro, bisogna cambiarla, è tutto sbagliato, è tutto a rifare, non funziona. Ci sono due gradi di giudizio. Ho ringraziato il fatto che ci fossero due gradi di giudizio e che ci fosse una corte di appello a Torino e ci sarà una corte di Cassazione a Roma. Ma questo che cosa ha a che fare col fatto dei giudici politicizzati o col sistema da cambiare? Scusami. Giuliano Ferrara, cosa ha a che fare? Ma con tutto il rispetto, Formigli, non è la materia di questa discussione all'ordine del giorno. Non ci sono le sue vicende processuali e non è così interessante stabilire se esista un partito dei giudici che ce l'ha con Formigli.
Vorrei invece riferirmi, perché Formiglia è un garantista, fa una trasmissione che si chiama Piazza Pulita. Sì, si chiama Piazza Pulita, perché ci sono piazze pulite, no, non ghigliottine, Ferrara. Sì, l'hai pulita, già detta sì. Questa, l'hai detta già due sì, volte, sì, basta, sì, piazza, no? Piazza Pulita, Piazza Pulita. Sì, Piazza Pulita, sì, esatto. Va bene, sì, sì. Corrado, con te ho lo stesso problema che ho con Travaglio, vi vedo mosci stasera, perché Travaglio che ha fatto? Il solito schemino, e vabbè, d'accordo, è comprensibile, c'è il PD e Forza Italia sono la stessa cosa, si sono fatti la legge Severino per proteggere Penati e Berlusconi, naturalmente hanno votato la stessa Severino, legge, la Severino è la stessa, è un dato di cronaca, sta zitto, la Severino... La Severino, sta zitto, se no ti pulisco lo sgabello. La Severino, ti pulisco somaro. Lo sgabello, ti pulisco. Non capisci niente. La Severino è stata, sei un è somaro, stata nove sei. Colonne su quel giornalaccio, su quel mattinale che si chiama sei Il Fatto Quotidiano, somaro. Per alcune settimane, sai perché la legge Severino dici. Ha consentito di buttare fuori Berlusconi dal Senato. Asino. Allora, questo ridicolo mosciume... Ma se se l'è votata Berlusconi, per dire, ma no, legge, ma io il caso Rubi... Ma io il caso Rubi... Dai, buono, se no ti spazzolo lo non sgabello! Nulla. Dove hai messo il tuo culetto non nella trasmissione nulla. Con Berlusconi? Sei l'uomo più sputtanato dopo Berlusconi vabbè, in Italia. Quindi è chiaro. Allora, fammi finire! Mentana, adesso somaro, mi fai finire! Sei un somaro! Che non posso sopportare... Quello lì con, quelle, senti, con quei capelli Giuliano, sul collo come li porta, diceva Giuliano, Giuliano, vi prego. No, io non voglio sapere con parlare, chi scopa Travaglio della questione... e non voglio che lui si occupi di chi scopava con Berlusconi, non va bene? Capisci nulla. E poi, un'altra cosa più importante. Mettiti il rossetto. Scusa, Giuliano, puoi parlare della questione? No, ragazzi, vi prego, tutte e due, vi prego. Scusate, stiamo parlando adesso, onestamente. La parrucca. La mia scommessa era riuscire a far parlare... Scusa, Giuliano. Giuliano, mi permetti, non ti sento, ascolta un attimo quello che ti dico. Non ti permetto, ma come non ti permetti, non lo permetto, sono il padrone di casa, ti prego. Allora quello che ti voglio dire, se che tu lo ascolti o no, è che sto perdendo la scommessa di farvi parlare civilmente di un argomento che è superiore a voi e che riguarda invece i telespettatori e questo paese, cioè Berlusconi, la giustizia, qual è la questione della Procura di Milano, quali sono i problemi per Brutti Liberati e la Boccassini, cosa succede con Berlusconi adesso in politica, invece di parlare di chi ce l'ha più lungo tra te e Travaglio, non me ne importa nulla, non me ne importa nulla mentre parlo io, punto, ma sei oltretutto hai il ritardo che sei a casa, hai capito? Va bene, allora facciamo una bella cosa, di igiene. Oh, abbassiamo l'audio di Ferrara un attimo, abbassiamo l'audio di Ferrara, grazie, molto gentile, così lo vediamo che dice, almeno le parolacce non le sentiamo, ti vedo, ecco, oh, bravo. Oh. Chiama l'ambulanza. Allora, ecco, degno finale, così... Il popolo del Vaffa, come vedete, si è trasferito. Allora... Nicola Porro, riprendo con te, che sicuramente non sei un pericoloso sovversivo, aiutami a riprendere, perché purtroppo lo scontro di ego è superiore alla trattazione della materia. Tu dicevi, vediamo di riprendere il filo su questo. Sì, ma sulla domanda che hai fatto, che era interessante, per quello dicevo con Corrado, cioè che comunque, posto che è tutto vero quello che ha detto Corrado, volevo uscire un attimo dal tifo e volevo anche uscire, l'ho fatta questa premessa, che i PM ovviamente possono sbagliare, cioè nel senso che indagano su tante cose, non è necessario che abbiano sempre ragione, se no non ci sarebbe il processo, no? Però sto dicendo semplicemente che nella situazione in cui si trova ormai la Procura di Milano interna, per quello che è successo per un altro procuratore, Robledo, che ha detto mi hanno tolto i fascicoli o li hanno tenuti nella cassaforte, dopo la soluzione di Berlusconi, questo è secondo me quello che potrà avvenire, ci sarà un problema nella gestione dell'accusa nella Procura di Milano. In questi ma hai capito Corrado? Chiarissimo, non lo intendo. Ma l'ha capito Corrado e ho a cuore che l'abbiano capito anche i telespettatori. Allora, Marco Travaglio, voi, insospettabilmente per chi non vi legge, avevate presentato qualche dubbio rispetto alla tenuta del processo di secondo grado su Rubi. Un articolo di Marco Lillo aveva fatto notare che c'era qualcosa che faceva acqua nell'accusa, nel rapporto con il suo secondo grado, nel processo di secondo grado. Non solo, ma siete stati un giornale che
ha toccato molto duro sulla questione delle divisioni all'interno della Procura di Milano. Quindi non sarai certo accusabile, per quello che ti sto per domandare, di essere una voce della Procura di Milano. Cosa può succedere adesso come contraccolpo di questo che è un rovescio, obiettivamente, la magistratura inquirente milanese? Ma io contesto che sia un rovescio, intanto perché i processi sono fatti apposta per stabilire se degli indizi di reato poi nascondono un reato oppure no, altrimenti arriveremmo al paradosso che l'unico processo giusto è quello nel quale i giudici dell'udienza preliminare, del Tribunale, della Corte d'Appello e della Cassazione fotocopiano le richieste del pubblico ministero. Questo succede negli stati totalitari, non succede nelle democrazie. I processi, soprattutto se hanno vari gradi di giudizio, si prestano a varie interpretazioni, soprattutto quando si tratta di processi indiziari dove non c'è la foto con l'autoscatto del reato. In ogni caso, qui hanno cambiato le regole in corso della partita. Si può girarla come si vuole, ma è così. Vorrei chiedere a Porro... Abbiamo già parlato. Prego. No, ma Enrico... Sì. Dato che la legge Severino ha già salvato Penati nel processo cooperative, il giornale di Porro, quando Penati è stato salvato dalla legge Severino, ha titolato smacco per la Procura di Milano o ha titolato che la legge Severino del governo Monti ha fatto un favore al PD che l'aveva votata? Io mi ricordo che aveva titolato così. Abbiate il coraggio di titolare così anche su Berlusconi, perché noi domani titoliamo così e su Penati abbiamo titolato così, per la ragione semplice che nessuno dei due imputati è il nostro editore. Allora, non c'è nessuna sconfitta della Procura di Milano, no, intanto perché i processi non sono partite di calcio. No, non c'è nessuna sconfitta perché se cambi le regole del gioco durante la partita facendo sparire il reato di concussione per induzione, non è colpa di chi ha iniziato il processo con una regola. Ti faccio presente, capisco che tu non capisci nulla di giudiziaria perché ti occupi di economia. Io invece non capisco nulla, deve prendersi delle aspirine. Se tu mi lasciassi parlare, Ferrante dice un'altra cosa. Se tu mi lasciassi parlare, e non so chi però, scopriresti che sto per insultare me stesso, perché sto dicendo che io di economia non capisco nulla e infatti non ne parlo. Allora ti voglio dire che quando il processo è iniziato, il reato di concussione per induzione c'era, l'hanno tolto durante il processo. Non so se ti è chiara questa cosa. Non puoi chiamarla sconfitta della Procura di Milano, perché quando la Procura di Milano ha fatto le indagini, il reato c'era. Posso fare una domanda? Ma guarda che non è una partita dei mondiali, è un processo penale, non vince e non perde nessuno. Scusi Travaglio, so come dire. L'accusa in secondo grado, in appello, voglio chiedere, mi faccia la lezioncina completa, perché ha chiesto che venisse confermato quanto stabilito in primo grado se la legge è cambiata? Avrebbe dovuto dire, come sta facendo Travaglio, che è l'accusa perfetta, secondo me la più sofisticata, purtroppo hanno cambiato la legge e quindi noi non possiamo chiedere la conferma a 7 anni, posto che avendo letto penultima pagina del Fatto con grande attenzione 2 giorni fa, la tesi è molto interessante e la condivido, cioè è talmente chiaro quello che ha scritto Lillo nella penultima pagina del Fatto, cioè che quella sentenza era fatta con una legge precedente e che non poteva reggere l'appello, però l'accusa ha continuato, ha persistito nel chiedere quei 7 anni, è per questo che penso che la Procura di Milano abbia preso, è giusto, non è una partita di calcio, non si parla di sconfitta, però ha preso, chiamiamolo smacco, Travaglio, scelga lei la parola migliore, però obiettivamente c'è un problema, c'è stato un problema, tant'è che anche noi l'abbiamo ritenuta clamorosa questo ribaltamento, no, mettiamoci d'accordo, chiamiamolo come preferisce lei. Allora, la Procura Ma me lo spieghi, che voglio ha capirlo. Chiesto la conferma della... Sì.
La procura che ha chiesto la conferma della condanna in primo grado non è la procura di Milano, capeggiata da Brutti Liberati, rappresentata dalla Boccassini, che litiga con Robledo, eccetera. È la procura generale presso la Corte d'Appello. È un altro ufficio, con un altro capo hanno e con un altro loro, procuratore quindi. Che si chiama De Petris. Loro. Beh, se vuoi continuare a vedere chi vince e chi perde, ha perso la procura generale. La Boccassini aveva contestato la concussione per induzione. Il tribunale gliene ha data una più pesante, gli ha dato la concussione per costrizione. Il procuratore generale De Petris ha chiesto di confermare la condanna per concussione per costrizione, anche perché non poteva più dargli quella per induzione, perché era sparita per legge. È una cosa, l'ho detto prima, che è complicatissima da spiegare, ma se uno non tiene presente che hanno cambiato le regole in corso di partita, non lo capisce questo verdetto, non lo sto mica Marco, dicendo. Marco, secondo te, se non fosse cambiata la legge, sarebbe colpevole. Stato condannato? Sì, sarebbe stato non condannato. Non c'è la possibilità che sarebbe stato per comunque, non sarebbe stato comunque possibile una idea diversa da parte dei giudici? Sì. Beh, certo. No. Certo, ma potevano, la Costituzione, chiaro, potevano no, ecco, benissimo, no, ma la prostituzione, potevano benissimo stabilire che non c'era, potevano benissimo stabilire che le telefonate di Berlusconi erano acqua fresca, ma oggi Coppi ha detto che il verdetto nasce dal fatto che non potevano derubricare da costrizione a induzione perché mancava il vantaggio in debito. Certo. L'ha detto Coppi, noi non abbiamo ancora la motivazione. Io ho dato un'interpretazione basandomi su Coppi, certo, che ha saputo leggere in quelle due righe ciò che avevano ragionato i giudici. Poi è ovvio che avremo la prova del 9 fra 90 giorni quando avremo la motivazione. Allora, io adesso vorrei passare... Ma non è che io voglio dire che la procura è infallibile, no, perché no, io no, quando certo. si è trattato di commentare lo scontro fra Robledo e Bruti, secondo me Robledo ha molte ragioni, ma lì si tratta di chi deve aver assegnato questo o quel fascicolo, non si tratta di stabilire se uno è innocente o colpevole, perché su quello erano d'accordo tutti nella procura. Il problema è che sono stati scavalcate delle competenze su chi doveva fare il processo. Allora, andiamo, perché qui se no andiamo in un binario morto, andiamo nell'altro aspetto. Voglio cominciare da Marco Ferrante. Berlusconi esce rafforzato politicamente, questo è un dato indubitabile, no? Non, chi ha vinto, certo. chi ha perso, per carità, non entriamo in questo. Però non c'è dubbio che il Berlusconi di oggi, dopo l'una di oggi pomeriggio, è un Berlusconi molto più forte, è tornato all'onore del mondo della politica di prima. Ci sarà chi dirà di fronte a queste mie parole, ma è sempre quello che è stato condannato in via definitiva per frode fiscale la scorsa estate e per questo è stato fatto decadere da senatore. È vero, ma è vero anche che la sentenza di oggi, anche per la narrazione che Forza Italia dà di sé e il suo fondatore dà di sé, è un passaggio importante in controtendenza. Che cosa può succedere? Cosa cambia? Renzi ha un interlocutore più forte o... Era meglio per Renzi avere un interlocutore più debole, come molti hanno detto. Cosa cambia sulla scena politica, secondo Marco Ferrante? La mia sensazione è che naturalmente Berlusconi sia chiaramente molto più forte. Dopodiché il campo è di Renzi, perché Renzi in questo momento è l'attore più brillante sulla scena, vanta quel 48% di consensi e... È un Berlusconi naturalmente diverso, cioè passa quella linea più prudente del cerchio magico attuale, di quelli che lo circondano oggi, che lo hanno indotto a essere più attento, meno baldanzoso, meno roboante, un Berlusconi diverso, appunto più cauto. Dopodiché, che cosa possiamo presumibilmente immaginare? Che Renzi continuerà a servirsi della sponda del Movimento 5 Stelle, che in questo momento deve fare però lo scandalizzato e offeso, perché trattare comunque col condannato Berlusconi è una cosa impossibile. Ovviamente questa soluzione riapre un problema nel rapporto tra 5 Stelle e Renzi, però è chiaro che Renzi continuerà a fare quello che ha già detto. Gli accordi si fanno con Berlusconi, perché Berlusconi è il più affidabile. Del resto quello che diceva Travaglio prima, e poi è vero, cioè le norme che in qualche modo hanno portato poi al ribaltamento dei rapporti di forza tra politica
e magistratura vengano fatte ovviamente da PD e Forza Italia insieme, perché quello è il corpo della politica che non sopportava più, con qualche ragione, un'attività così invasiva, diciamo una minaccia da parte della magistratura. Quella che chiamano una supplenza, no? La supplenza. Penso che, sono d'accordo con Marco, Berlusconi è rafforzato in un momento in cui i 5 Stelle hanno un po' stretto su Renzi, no? Mettendolo davanti a una scelta difficile. Se ci fosse stata la condanna di Berlusconi, Renzi non avrebbe potuto reggere durante la pressione e continuare l'accordo sulle riforme con Berlusconi. Dopodiché io penso che questa sentenza segni un po' la fine di un'epoca, cioè gli italiani non votano Berlusconi oggi non per il bunga bunga, non per quei processi, ma perché Berlusconi non si è dimostrato adeguato in un momento in cui era necessario fare delle riforme, fronteggiare la crisi più terribile che abbiamo attraversato dal dopoguerra oggi, non è stato in grado di fare quello che aveva promesso di fare. E quindi in questo momento Berlusconi, utile a Renzi e forse anche utile per se stesso per potersi accreditare come un padre delle riforme, non ha secondo me la possibilità di battere Renzi, diciamo, sul consenso politico, perché non per il bunga bunga, non per queste attività di fango presunto che sono state gettate, per questo fango presunto che è stato gettato addosso, ma per i suoi per le sue insufficienze politiche precedenti. Nicola Porro, faccio a te la domanda che avrei voluto comunque fare a te e anche a Giuliano Ferrara, ma è un destino avverso quello delle nostre trasmissioni con Giuliano, e spero prima o poi di chi la dura la vince. Il Berlusconi che esce un po' sgravato dal punto di vista giudiziario da questa assoluzione, è un Berlusconi che può coltivare il sogno dell'ultima carica, che non è l'ultima carica istituzionale, l'ultima carica elettorale? Guarda, io penso che sia tatticamente rafforzato dopo questa sentenza, ma non lo vedo rafforzato con l'unica arma che ha veramente sempre rafforzato Berlusconi, cioè l'idea di poter andare al voto e di portare un consenso maggioritario nel paese. Quello era l'arma letale finale che Berlusconi ha sempre agitato, gli è andata piuttosto bene 3-4 volte, una quarta quasi rischiato. Quindi oggi è ovvio che noi pensiamo che sia rafforzato, perché abbiamo la ria pensée di vedere Berlusconi invece condannato a 6-7 anni, quindi rispetto a quello certo che si è rafforzato, perché ci avevamo già fatti questo film, ma la realtà è un'altra, la realtà è quella elettorale. Non ha nessun interesse Berlusconi oggi andare al voto, perché rischierebbe di perdere quel suo potere di condivisione della legge e delle leggi in Parlamento. Io parlo, insomma, mi sembra semplice, ragiono non da politologo, ma oggi Berlusconi vuole andare a votare? No. È in grado di avere una maggioranza in questo momento? No. Lasciate perdere il fatto che non ci sia la legge. Oggi l'unico suo potere è quello di fare un accordo con Renzi. Certo. Cosa è cambiato? È cambiato qualcosa? È cambiato che Renzi si sarebbe vergognato di vedere Berlusconi se fosse stato condannato a 7 anni di rubi? Questa è la domanda. Secondo me no. Avrebbe trattato con Berlusconi nella stessa identica maniera. Domani ci ritratterà nella stessa identica maniera. Con l'unico aspetto è che Berlusconi da domani non potrà dire andiamo a voto. Sarebbe stato, scusa, più difficile, ma semplifico, dai. Molto. Sei stato molto chiaro. Marco Travaglio, per voi addirittura Renzi e Berlusconi sono un asse, e voi state raccogliendo anche una serie di adesioni per quella che è una campagna di allarme rispetto allo strapotere. No, noi stiamo raccogliendo le firme contro il merito della riforma elettorale e della riforma del Senato, chiamiamole riforme, che stanno facendo i due. Guarda, io quando si misero d'accordo per fare la legge elettorale insieme, dopo che inizialmente Grillo aveva risposto picche all'offerta di Renzi, io scrissi che non c'era niente di cui scandalizzarsi nel fatto che Renzi cercasse una maggioranza anche con Berlusconi per fare la legge elettorale, perché che la legge elettorale ci vuole e non è proprietà privata dei partiti, è nostra, ci deve consentire di votare. Quindi io, se era buona la legge elettorale, pure se la facevo con Berlusconi, ero contento. Il problema è che fa schifo, perché perpetua il Parlamento dei nominati. In più abbiamo scoperto che per il Senato non ci daranno più nemmeno la scheda per votare, perché i senatori li nomineranno direttamente quelli della casta tramite la classe politica più malfamata d'Europa, che è quella dei consiglieri regionali, che
eleggeranno senatori part-time dei sindaci, dei consiglieri regionali immuni full-time, e quindi dico, raccogliamo le firme contro questa vergogna, non tanto contro il fatto che Renzi la fa con Berlusconi, contro il fatto che Renzi con Berlusconi fanno due porcate al prezzo di una. Dopodiché io non sarei così sicuro che questa sentenza rafforzi Renzi, perché questa sentenza, se la vogliamo proprio leggere nelle sue conseguenze politiche, al di là di quello che hanno deciso i giudici, la conseguenza è che Berlusconi è rafforzato. Berlusconi a fine anno, a inizio dell'anno prossimo, finisce i servizi sociali ed è completamente libero, ritorna esattamente come prima. Ora, in un altro paese avanzerebbe il fatto che uno è pregiudicato per frode fiscale, è stato detenuto, affidato ai servizi sociali per radiarlo dal consesso civile. Ma dato che siamo in Italia ed entra pure da detenuto a Palazzo Chigi per fare le riforme della Costituzione, figurati quando non avrà più nemmeno l'incombenza di andare dai vecchietti di Cesano Boscone. E gli elettori del PD, che erano disposti a sopportare che il loro leader lo ricevesse nella casa del Presidente del Consiglio per riformare la Costituzione perché sembrava politicamente morto, adesso che lo rivedranno ringalluzzito, si domanderanno se sia proprio il caso di andare avanti con quella riforma, visto che Berlusconi non è più finito come sembrava finito prima di questa sentenza, nella prospettiva di una nuova condanna che lo avrebbe seppellito ai domiciliari per altri 10 anni. Quindi credo che sia un bel problemino per Renzi questo, confrontarsi con i suoi elettori, avendo l'altro forno dei 5 Stelle, che propongono tra l'altro di eleggere sia i deputati sia i senatori, cioè fare una proposta che sicuramente per gli elettori di sinistra e non è più potabile di quella di non eleggere più nessuno. Quindi Certo. Io non sarei così sicuro del fatto che questa sentenza lasci tranquillo Renzi. Renzi dovrà girare un po' di feste dell'unità e dovrà dare un po' di spiegazioni. Il fatto che in un giorno noi abbiamo raccolto 70.000 firme contro le sue cosiddette riforme, adesso non è un grande segnale, ma insomma 70.000 firme in un giorno su un piccolo giornale non sono mica poche. Io prenderei un po' più sul serio il fatto che la gente sta cominciando a informarsi su cosa c'è dentro questo le riforme. Lo vedremo e lo racconteremo. Quello che c'è dentro. Certo. E voglio però sentire perché, come sempre, poi ha preso il sopravvento, la sfida, il catfight. Abbiamo lasciato un po' Lorella Zanardo, ha visto Zanardo, non per solidarietà, ma poi lei ha avuto la fortuna di scontrarsi per prima. Noi siamo arrivati più avanti. E comunque adesso è tornata un po' di serenità. Le voglio chiedere una cosa, poi... Come vede, noi finiamo a parlare sempre di Berlusconi, vabbè questo in Italia però è sempre successo, come succede nei delitti, poi la figura per cui si è processati, per cui ci si divide, per cui si discute resta sullo sfondo. Ruby, il processo si chiamava Ruby, attorno a Ruby ha ruotato tutto, ma Ruby che figura è? Ruby, quando accade il bunga bunga, è una ragazzina. Io dissi, ricordo, durante il caso Ruby, dissi in una trasmissione proprio sulla 7, la definì quasi una bambina e mi saltarono addosso e dissero no, a quell'età si è assolutamente in grado di decidere e volere. Ecco, io non sono completamente d'accordo, da anni vado nelle scuole e le vedo le ragazzine, rispondo in ritardo, me ne scuso, a Marco Ferrante che mi chiedeva, lei e Zanardo è assolutamente convinta del potere dei media? Sì, Ferrante, ne sono completamente convinta, perché vede, se fossimo in un altro paese, di questo sono molto convinta, è per quello che mi rifacevo alla BBC Mentana, non perché sia l'Inghilterra perfetta, assolutamente no, ma per esempio sul sito, sulla home page della BBC c'è scritto che loro fanno educazione, informazione e intrattenimento, cosa che c'è scritto anche per esempio sulla home page del sito della RAI, ma di educazione non se ne fa. Allora, che cos'è Ruby? Ruby, noi non sappiamo completamente la sua storia, ma sappiamo che viene da una famiglia che non ha potuto seguirla, è in difficoltà e sicuramente è diventata merce di scambio in un'età in cui noi ci chiediamo veramente poteva decidere, perché se può decidere, se gli abbiamo dato noi come società
tutti gli elementi per decidere, era assolutamente, come dire, aveva tutti i diritti, no? Di fare il bunga bunga, di vestirsi da infermiera, così come la Minetti. Io temo però che non tutte le ragazze, e forse neanche Ruby, ma non la conosciamo così bene, abbia deciso consapevolmente, cioè resta il dubbio, e io credo che delle persone adulte, mature, e una società veramente democratica dovrebbe fornire a tutti e a tutte gli strumenti per autodeterminarsi. E allora prendo a prestito una frase che ha detto Formigli adesso: la sentenza segna la fine di un'epoca. Ecco, io vorrei, mi auguro, perché sono una persona comunque combattiva ma anche propositiva e ottimista, io devo dire che negli ultimi mesi qualche miglioramento nelle televisioni lo sto vedendo. Da che punto di vista? Dal punto di vista della rappresentazione delle donne. Ecco, che questa sentenza segni la fine di un'epoca, per esempio, nel rappresentare le donne in modo oggettivizzante, ma questo non da un punto di vista moralista, e finiamola con questa banalità. Donato, mi sa che la crisi sa che ha cambiato un po' tutte queste no, cose. No, non è solo la crisi, è che certe battaglie, io vado, come le dicevo, nelle scuole, i ragazzi sono aperti, moderni, hanno un'idea di sessualità, erotismo, mentana, estremamente più aperta di tutti noi qua, ma sono stufi, mi faccio portavoce, di stereotipi, di balletti con la telecamera, con la ripresa ginecologica, è tutta roba vecchia, c'è spazio per un'altra rappresentazione libera, che può voler dire magari mostrare un corpo nudo, anche senza slip, ma non in modo voyeuristico. Tutto questo, lo dico a Ferrante, è importante in la rappresentazione mediatica, in quel un paese dove la scuola ha grande... No, rispondo perché mi aveva detto se ero convinta, no, dell'importanza dei media. In un paese dove la scuola non ha quasi più potere e dove le famiglie sono grandemente in difficoltà. Allora, che questa sentenza segni veramente la fine di un'epoca, lei lo sa, Mentana, lo sapete voi giornalisti, che una televisione più sessista della nostra non c'è, ce l'ha in parte la Grecia, ma allora che sia, quindi Ruby che cosa non, mi suscita? Non so cosa sia una televisione sessista, però sessista se è quella che lei... dà la rappresenta... No, lo dico, Mentana, che dà una rappresentazione, lo sa cosa intendo, non questa di questa sera, ma dove le donne sono sempre riprese e invitate da un punto di vista di intrattenimento. Io non vorrei fare, questa è una televisione, lei lo sa, la 7 è una televisione molto morigerata, ma proprio per questo non mi va di chiudermi nella, come dire, nel convento della 7 e dire che fuori ci sono soltanto i campi nudisti o chissà che cosa. No, non ma mi scusi, pare. Ventana, la rappresentazione è un par... risulta poi, rischia di essere essa stessa un po' sessuofobica, no? Della televisione no, italiana. No, no, Mentana, c'è stato scusi, un momento liberatorio, detto... la televisione italiana è stata una televisione di Stato in cui, anzi, c'era fin troppa sorveglianza. Mi faccia spezzare una lancia per il certo, fatto che la liberazione non è di per sé... una cosa negativa, eh? No, no, ma Mentana, c'è una grande differenza ed è uno dei nostri temi, per chi conosce il nostro lavoro lo diciamo sempre. Certo. Lei ha detto per esempio nudismo, nella nostra televisione non si vede mai per esempio un corpo nudo, cosa che io auspicherei. Se lei guarda la televisione sì, norvegese non cominciamo noi stasera, sia tranquilla. No, no, non c'è nulla di male, è la modalità che oggettivizza, non è mostrare un seno che è sbagliato assolutamente, ma è il modo, no? Quindi io quello che penso di Ruby è che forse adesso ha bisogno di silenzio, ma quello che più di tutto mi auspico è che non ci sia più questo eccesso di attenzione che c'è stato su di lei, no? Che la si lasci vivere ora. Certo, allora grazie a Lorella Zanardo e adesso andiamo brevemente in pubblicità, speriamo che non ci siano pubblicità di quelle commendevoli. A tra poco. Siamo in chiusura, era un argomento difficile, era l'argomento del giorno, ma bisognava parlarne sui vari livelli e su ciò che ha significato sia questo processo e sia questa sentenza. Abbiamo parlato molto di Berlusconi, abbiamo parlato molto di noi perché molti ego si sono confrontati, mi spiace se ci sono stati, dei confronti un po' troppo accesi, mi spiace anche personalmente che non si concluda tutti insieme la puntata, ma non si può
mandare a quel paese il prossimo a ripetizione. Una volta ci può stare, poi però non si può andare avanti all'infinito in questo modo. E personalmente non mi piace neanche fare il capoclasse. E Nicola Porro, un brevissimo, veramente brevissimo giro. E cambia l'idea di giustizia per l'opinione pubblica moderata quello che è successo oggi, ovvero anche sì, attraverso la rappresentazione che ne hanno dato il giornale Libero e il Foglio. Ovviamente una parte del paese giocava nelle aule di giustizia un po' in trasferta, no? Si può dire diversamente da oggi? Sì, siccome sono stato molto chiaro nel dire che si è molto strumentalizzato politicamente questa inchiesta, secondo me bisogna essere altrettanto chiari nel fare autocritica a noi che di questa inchiesta, per motivi comprensibili, non l'abbiamo molto strumentalizzata, anzi l'abbiamo cercata sempre di smontare con certo successo. Il tema è che noi abbiamo confuso i piani. Ci sono dei magistrati che sbagliano, io continuo a pensare che ci siano dei magistrati che si sono accaniti e che hanno delle idee politiche che non tengono fuori dalle aule giudiziarie. Continuo a pensare questo. Ma per pochi magistrati che hanno questo atteggiamento non si intercetta l'opinione pubblica moderata dicendo che la magistratura è il cancro del paese. Non so se è stato chiaro, la parola cancro è una parola che bisogna evitare e bandire, secondo me, per il lettorato moderato che, come tu ben sai, a Milano, nel giornale di Milano, era con i magistrati nell'epoca in cui il giornale nacque. Quindi è un errore che noi spesso facciamo e che non si deve fare. E non è detto che poi quell'opinione moderata, gli imprenditori, i piccoli artigiani, eccetera, siano accaniti poi su quel tipo di giustizia, cioè quella penale di cui parliamo tutti i giorni. La loro insofferenza maggiore è nei confronti della giustizia civile, che per loro è mortale e per le loro aziende lo è ancora di più. Insomma, secondo me questa è l'unica conclusione che posso fare, cioè dire lì noi dobbiamo cercare di fare un passettino indietro, cioè finalmente la batosta ce la siamo presa anche noi, perché sarà difficile dire adesso tutti i magistrati sono comunisti e sono un cancro, no? Certo. Non lo si può più dire né del leader del PD né dei magistrati, a sto punto la parola comunista non ci capiamo più nulla. Oggi esce di scena definitivamente? Se lo chiedi a me, guarda, non ho un dubbio. I comunisti sono usciti di scena per me veramente nell'89. Con Ferrante non ce li ricordiamo più da anni. Assolutamente. Noi Dio non ci ricordiamo. No. E Marco Travaglio, e che cosa cambia davvero qualcosa in profondo poi dopo la sentenza di oggi? Al di là di Berlusconi, al di là della Procura Generale di Milano, al di là della Procura di Milano, cambia qualcosa? Non credo. Cambia molto per Berlusconi, perché fino a stamattina temeva di passare i prossimi 10 anni ai domiciliari e invece, se la Cassazione conferma la sentenza di oggi, lui tra gennaio e febbraio è di nuovo libero e bello, libero diciamo. E soprattutto può prendersi in mano di nuovo il centrodestra, riportare all'ovile tutti quelli che anche nel campo del centrodestra, anche nel suo partito sotto sotto, speravano che gli arrivasse la mazzata finale per potersi fare i loro giochetti. Io penso che ci sarà una grande transumanza di tutti i dissidenti usciti e non ancora usciti verso Berlusconi. Perché comunque è quello che paga, è quello che ha le televisioni, è l'unico che può portarli a non sfracellarsi alle prossime elezioni. Formigli, ma al di là della sorte personale di Berlusconi non credo che cambi nulla. Non c'era bisogno della sentenza di oggi per scoprire che Milano non è un covo di toghe rosse assatanate. A Berlusconi gli hanno regalato 6 prescrizioni con le attenuanti generiche che potevano benissimo non dargli, visto che era la sesta volta. Quindi a Milano Berlusconi con la giudicante si è sempre trovato alla grande.
Non capisco per quale motivo abbiamo avuto bisogno della Corte d'Appello di oggi per accorgersene. Era tutta propaganda, ma contro la propaganda non c'è nessun fatto reale che possa. Se vogliono possono ricominciare sulle toghe rosse domani. Se smettono non sarà certo perché oggi hanno avuto l'ennesima dimostrazione che i giudici sono come tutti gli italiani, sono delle individualità, ciascuno decide con la sua testa. Sono solo i soldi alla televisione per Berlusconi? O davvero comunque continua a essere l'unica forza d'attrazione del centrodestra? No, secondo me non anche la mancanza d'alternativa, scusa. La mancanza di alternativa totale, nel senso che abbiamo visto in questi mesi l'alternativa Berlusconi-Raffaele Fitto. Ecco, se l'alternativa a Berlusconi è Raffaele Fitto, è chiaro che Forza Italia si tiene Berlusconi fino a 105 anni e mi sembra inevitabile. Peraltro io penso una cosa. Io penso che in realtà Berlusconi abbia un'ambizione di entrare nelle riforme, di essere ricordato per le riforme istituzionali, che piacciono o meno. E in questo c'è una sua ambizione che va al di là dell'interesse del sistemare le questioni di famiglia, i processi, l'accordo corretto. Io credo che ci sia da parte sua la volontà di rimanere comunque uno dei protagonisti di un supposto cambiamento dell'Italia, che poi può piacere o meno agli italiani. Marco Ferrante? Allora, io penso che Porro abbia ragione, abbia impostato la questione per com'è. Tutta la parte dell'elettorato e dell'opinione pubblica moderata è stufa, ovviamente, diciamo, dell'impostazione delle procure, appunto Travaglio non sarà d'accordo, ma insomma quella cultura sconfitta oggi, però non ne può più neanche di Paniz, non ne può più di quella della nipote di Mubarak, no? di quel tipo di schema. Peraltro Mubarak è l'unico che è uscito di scena. Sì, assolutamente. Allora, qui bisogna capire a questo punto che cosa, se la classe dirigente politica del centrodestra saprà liberarsi di questa ossessione e dopodiché capire se Berlusconi a questo punto, dopo aver schivato questa che sarebbe stata una tragedia, si metterà in testa che il problema è quello effettivamente di assecondare in qualche modo una forma di ricambio. Naturalmente questo è caratterialmente molto complicato per lui, però è la sua unica vera chance di costruire qualcosa che vada oltre la sua testimonianza, che comunque è durata 20 anni ed è stata molto molto longeva, che ha cambiato pezzi di politica, di società, di modo proprio anche di pensare. Basti pensare alla questione fiscale, cioè quella cosa lì l'ha inventata Berlusconi. Quando noi eravamo ragazzini non si poteva parlare di questione fiscale in politica, era un tabù. Berlusconi ha avuto quel merito lì. Oggi deve capire, alla soglia degli 80 anni, che per lasciare a quello che lui credo che ambisca, no, un posto nella storia del paese, deve necessariamente fare uno scatto. Secondo me semplicemente Berlusconi vuole finire bene, come si dice. Nel senso che molte storie politiche sono finite male, no? C'è il rischio concreto che finisse male, e c'è ancora peraltro, ma soprattutto per il passato c'era. L'ambizione di Berlusconi è finire da padre della patria e non nelle patrie galere, essendo questa l'alternativa secca. Che ne pensa? E lei ha l'ultima parola, Lorella Zanardo. Ripeto, quello che Berlusconi vuole finire bene, diciamo a 80 anni, io in modo pragmatico, per esempio quando gli sono stati dati il servizio, diciamo, da svolgere a Cesano Boscone, io veramente ho detto senza nessun tipo di ironia, sarà una grandissima occasione perché le telecamere vadano a raccontare un problema enorme in Italia, che sono come vivono i tantissimi vecchi e vecchie, anziani e anziane, in un paese che è fatto da vecchi e vecchie, ma che non viene assolutamente raccontato. Quindi ottima occasione adesso, grande chance, ma lo dico senza ironia, per l'ex premier di finire bene, per esempio proponendo, e già lo stanno facendo, altri tipi di trasmissione. Io insisto con questo, Mentana. No, il corpo delle nonne no, però il corpo delle donne vere, adesso fuori di ironia, so che in Italia si fa fatica a capire questo, ma faccio un esempio che così capite, perché so che si fa fatica, ma piano piano ci arrivate. E c'è uno spettacolo che sta girando da un po' di tempo di una ragazza molto brava che ha vinto il Festival di Edimburgo di teatro, si chiama Silvia Gallerano, il più grande festival del mondo di teatro. Questa ragazza è in scena per un'ora con
completamente nuda. Quello spettacolo senza quel nudo non avrebbe quella forza incredibile. Ecco, darmi della moralista credo che sia assolutamente, forse non si capisce in Italia, non è tanto il nudo, ripeto, la storia dell'arte è piena di nudi. Silvia Gallerano ha un nudo rivoluzionario, quello di cui noi donne siamo stanche, e sicuramente il premier, se all'ascolto, farà uno sforzo e la RAI pure, è una narrazione del femminile banale, vecchia, con la telecamera ginecologica. I corpi delle donne, non delle nonne, Mentana, ma delle donne, hanno moltissimo da raccontare. Lasciatecelo fare a modo nostro. Lasciatelo fare alle ragazzine, che sono trasgressive, potrebbero mostrare un corpo, ma con forza, non ripreso in modo oggettivizzante. Guardate che questo sta avvenendo anche dalle altre parti, e io vorrei chiudere dicendo che questo mi auspico che l'ex premier, che è ancora pieno di energia, scopriamo, magari abbia voglia di farlo, e con questo verrebbe ricordato sicuramente molto bene. Allora finiamo ringraziando tutti, per primo Giuliano Ferrara che ci ha lasciato in maniera un po' brusca, e Marco Travaglio, ringrazio ovviamente Marco Ferrante e Corrado Formigli, ringrazio Nicola Porro e ultima soltanto in ordine alfabetico Lorella Zanardo. Vi lascio proprio con la storia, ricordando a che punto è finita la storia di una ragazza che ha usato del suo corpo e della sua popolarità in maniera tale che tutti la conosciamo con il suo nome di battaglia. Mi chiamo Ruby Reyes, sono egiziana, ho 16 anni e parlando di aspirazioni per la vita ne ho due molto più fondamentali. E una è il sogno di diventare carabiniera, mentre l'altra invece è di essere madre di famiglia. Così parlava Karima El Marug, marocchina di Letoianni in Sicilia, prima che tutto accadesse. E il 7 settembre 2009 il nome di Ruby, poi diventato il titolo del processo più scabroso contro Silvio Berlusconi, è allora associato solo a questa sfilata di Sant'Alessio Siculo. La giovane marocchina partecipa al concorso di bellezza Una ragazza per il cinema. Queste immagini, mostrate allora in esclusiva dal nostro telegiornale, diventeranno la prova acquisita poi dai PM di Milano del primo incontro di Karima col giornalista Emilio Fede con le scene di Arcore. Sottolineo, c'era una ragazza di 13 anni, se non sbaglio, egiziana, mi sono commosso, ho solidarizzato, ma non soltanto a parole, perché poi bisogna seguire con i fatti. Questa ragazza non ha più i suoi genitori, tenta una via, che cosa? Non è certamente quello della bellezza, e allora mi sono impegnato e lo farò. Chi è questa ragazzina che dalla Sicilia riesce ad accedere alla villa dell'allora Presidente del Consiglio ben 13 volte, da febbraio a maggio del 2010? Cosa fa nella vita? Si scava nel profilo Facebook di Ruby Rubacuori, questo è il nome d'arte, centinaia di foto raccontano la familiarità della ragazza col mondo dello spettacolo di Lele Mora. Di lei si sa solo che è fuggita da Letoianni, provincia di Messina, dove era arrivata dal Marocco con la sua famiglia, papà venditore ambulante, mamma casalinga, e che entra ed esce dalle comunità per minorenni fino a quando non arriva a Milano. La sua vita cambia, partecipa alle cene eleganti, al Bunga Bunga. Bene, conosco tutti i giornali d'Italia, sto bene. Tutti i giornali, viva perché me lo compro. La Repubblica, il Corriere, la Stampa, il Fatto Quotidiano. Per quelle foto di Facebook. Ah? Per quelle foto di Facebook. No. Per Silvio, l'amante di Silvio. La data della svolta è il 27 maggio 2010. Ruby, minorenne, senza documenti, viene portata in questura a Milano per un furto di 3.000 euro e gioielli. Il capo della questura riceve la telefonata dell'allora premier da Parigi. Gli dice che quella ragazza è la nipote del presidente egiziano Mubarak. Poche ore dopo Ruby viene rilasciata e affidata alla ex consigliera regionale Nicole Minetti, che la porta a casa della escort Michelle Conceição. Attorno a Ruby ruotano due accuse pesantissime contro Berlusconi: prostituzione minorile, concussione. Bisogna aspettare che diventi maggiorenne per sentire le sue verità su come ha conosciuto l'ex premier. Silvio, come la Caritas, dirà: nessun rapporto sessuale, mi ha solo aiutata in un momento difficile. Ogni giorno sui giornali escono dettagli su questo scandalo. Ruby parla al telefono con un'amica il 28 ottobre del 2010. Lui mi sta chiamando per dirmi: ti do quanti soldi vuoi, l'importante è che passi per pazza, passi per sparacazzate, ma non devi raccontare la verità. E mi ha detto: ti do tutti i soldi che vuoi, ti compro in oro, però non dire niente. In quel periodo la ragazza si sfoga spesso al telefono, parlando di Noemi Letizia, la giovane napoletana al cui 18° aveva partecipato il Cavaliere. Dice: lei è la pupilla, io sono il culo.
Mentre la TV mostra le oggettine e le loro voci, lei, Ruby, rimane defilata. La prima intervista del dopo scandalo la concede ad Alfonso Signorini, il direttore del settimanale del gruppo Mondadori. È gennaio del 2011. Si mostra col fidanzato Luca Risso e si commuove mentre racconta il suo passato. No, anche perché ho fatto tanti sbagli nella mia vita, nel senso che comunque dopo questa vicenda è iniziata a costruirsi in me la forma di raccontare delle cavolate pur di mostrare una vita parallela. La si vedrà qualche mese dopo, a Vienna, al ballo delle debuttanti. Nel giugno del 2011 mostra la pancia, è incinta del compagno Risso. Nasce Sofia, Ruby vuole ripulire la sua immagine e lascia Milano per Genova. No, ragazzi, il processo comincia il 4 aprile del 2013. La ragazza inscena una singolare protesta davanti al Tribunale di Milano. Dice di voler essere sentita dai magistrati che non la chiamano. In realtà, quando viene convocata in Messico, distribuisce una nota ai cronisti presenti in cui accusa i magistrati di averla fatta passare per una prostituta, piange, si scusa per le bugie dette e lo fa mostrando il passaporto con cui avrebbe finto la sua nazionalità, prendendo in giro anche Berlusconi. Da questo ho preso la grande cavolata di Mubarak. Mubarak. Sono una ragazza di 17 anni, fidati che se non hai una casa e non sai dove andare a dormire, non sai se domani ci avrai da mangiare, ti inventi tantissime di stupidaggini pur di riuscire a campare un altro giorno in più senza che nessuno ti tocca. Un mese dopo la marocchina testimonia all'altro processo, quello contro Fede, Mora e Minetti, ripete tante volte non so, non ricordo, nega il sesso con l'ex premier e di aver ricevuto 5 milioni di euro. È indagata anche lei per falsa testimonianza. 57 mila euro aveva detto di averle dato Berlusconi per aprire un centro estetico. Ma oggi tutto questo sembra così lontano. Neanche Ruby probabilmente immaginava la soluzione. È innocente ma lo condanneranno, aveva detto qualche giorno fa in un'intervista a Diva e Donna. L'ultima sua occupazione? Faccio la cameriera in un ristorante di Milano, circostanza smentita dallo stesso locale. Da Genova, dove vive, non commenta la sentenza, affida al suo avvocato solo poche parole. Spero che da oggi il mio nome sia associato a una storia diversa da questa.